Cronachisti e cronachiste, ben ritrovati, lunedì è lunedì e come lunedì torna a Fontana di Trevi, io sono Fernando Siani, pronto a farvi compagnia insieme ai miei fedelissimi e carissimi compagni di viaggio, Riccardo Trevisani, Le ciao buon Ricchi Buongiorno James, buongiorno buongiorno buongiorno, buonasera a tutti Avresti dovuto dire Francesco Calzone però, perché è <ride> la sua giornata Calzone, Calzona, no. Calzona. Zona È la sua giornata Senza Amsic eh? Senza AmSic, sì, sorpresa, buonasera Ciao, Giuseppe. a tutti, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, dopo che il Cinder ha vinto il gioco dice, che... <ride> dopo che nel giorno in cui l'Inter e il Napoli vanno un po' a prepararsi per la Champions League. Sì, senza AmSIC, ma con una grande storia da raccontare, no? Ricci, un allenatore che non ha mai allenato una prima squadra. Almeno come... e comincia con Napoli-Barcellona sì, Napoli e <ride> la partita più importante è la storia del Napoli. Non solo perché è la Champions League, ma perché nella testa dei Laurenti sia una partita che può dare accesso al mondiale per club. Mm. l'ha detto anche in conferenza stampa che porterebbe al Napoli boh, mm, 100 milioni di almeno milioni 100 euro, milioni. quindi è una discreta responsabilità ma secondo me è il motivo di tutto sto questo... sembra Radan Sì cioè, nel senso speri che questa ennesima botta d'adrenalina insieme al ritorno di Osimen possa mm. dare alla squadra la forza di battere una squadra che è in crisi almeno quanto te a un livello di <ride> quante volte hai fatto all -in al buio nella tua vita da pokerista poche okay. questo vale un all -in, questa mossa questa di mossa mandare un calzone questo è un all -in senza calzoni diciamo mm. <ride> eh, non eh, so se, eh, li se li indossa i calzoni sì, non, non me lo sveglierò <ride> mai non me lo <ride> vedrò mai sono mai della cusa potrei anche non indossarli i calzoni vabbè speriamo di sì speriamo di sì Chiesto tutti che li Beh, esatto. chiesto ha chiesto in ginocchio di essere, <ride> di essere inquadrato. È stato comunque un weekend di calcio che ha regalato un po' di, di news sì. importanti. Le analizzeremo dopo la sigla. c'è gente che c ci guarda le scalette. Raffaele dice oggi: The An Trevi Advisor. Ah, allora, già subito, è spoiler. Ma è stato già un l'avevamo di... già fatto. Mi che ci, prendono, Mi ci prendono di esplorare la sprovvista <ride> ma soprattutto. È veramente il bis di quindi sei un Samuele Sei un mito, e no. poi c'è anche un gioco nuovo che ho recuperato ah. all'improvviso. Prova all'ultima curva. Giocone. No, no, però è solo, per, è solo per testare le sinapsi di Giuseppe Pastore. Ah, okay. E allora facciamo una cosa, Samuele. Come sono gli strumenti? Eh, accordati, sempre. Sigla. Attenzione. Perfetto, allora dai, diamo un mm -hmm. po' più di spazio alla notizia del giorno perché è arrivato Francesco Calzona, doppio incarico per lui, sì. Giuse, commissario tecnico della Slovacchia. E allenatore del Napoli, quante volte è capitato? Sì, nella È una storia? eventualità che ha pochissimi casi negli ultimi 60 anni, è successo per 20 giorni nell'Inter 95-96 quando Roy Oxon da CT della Svizzera fu scelto da Moratti per sostituire Ottavio Bianchi ma finì il girone di qualificazione Euro 96 prima di assumere a tempo pieno l'incarico da allenatore dell'Inter e poi è capitato a un grandissimo allenatore come Elenio Herrera che nel 66-67 da allenatore dell'Inter allenò per qualche mese l'Italia addirittura. Insieme a Ferruccio Valcareggi, sono eventualità rarissime, specialmente in Italia. Calzone avrà per 3-4 mesi questa specie di estate di San Martino della sua vita, in cui si trova da illustre sconosciuto ad allenare una nazionale europea, con il suo grandissimo merito, perché era qualificata lui la Slovacchia, e poi a giocarsi un ottavo di Champions col Barcellona. Va detto che, non sapendo come allenerà, non sappiamo come allenerà, non sappiamo come giocherà, escludere la difesa 3. A occhio, mm. eh, quando lui era negli staff mi sono sempre arrivate voci di sì. grandissimo lavoro professionista e utilità per, per le squadre che poi andavano molto bene mi è venuta prima questa suggestione parlando anche con Nando mm. il, una specie di Ansi Flick ora Flick vinse tutto in sei mesi e chiaramente è un paragone impegnativo però è un allenatore che è sempre stato uomo macchina eh, sappiamo è stato il vice di Love alla Germania mm -hmm. per tanti anni e poi le circostanze della vita lo portano a diventare allenatore dall'oggi al domani Ora, a Calzone auguriamo naturalmente una carriera in cui vinca la Champions League al primo colpo ehm, è una cosa un po' del calcio di oggi: che si arrivi improvvisamente ad altri livelli senza non fare la classica gavetta. Qualcuno lo fa, però sono tante storie, dal De Rossi diciamo, al Galzaccio. Posso dire: diverse, minimo, però... minimo comune denominatore la disperazione, però uh, sì. Anche delle società che ti chiano anche un po' risparmiare sull'ingaggio, perché ne paghi già specialmente la Roma e il Napoli: hanno, della Lorenzi paga sei allenatori in questo momento tra del sei Bari allenatori. e il ah, Napoli. Certo. Una cosa credo non ha nemmeno Zamparini, credo, ha avuto un libro paga così fitto. però tra i tanti nomi anche un po' bislacchi che avevamo anche commentato giovedì sera, Nando è un nome che merita, secondo me, un'attenzione un particolare. Assolutamente, diciamo che c'è sul colpo di, di Matteo nella strada del calcio, eh, quindi vale tutto. Che eliminò il Barcellona anche lui molti figliare. messaggi bravo molti messaggi diciamo di quelli sì? special ok uno anche del portiere dell'Atalanta Mirko Carnesecchi che <ride> scrive pastore mio padre fai durare rasoiate 10 minuti in più <ride> no, è, no, è complicato Carnesecchi di nome <ride> chiama? questo Mirko, non Mirko, ah, sarà fratello, fratello. fratello. Vabbè, ovviamente la Super Chat la teniamo sempre in considerazione, pensando, magari a volte anche domande un po' pertinenti, ti chiedono il tuo film preferito. C'era una volta in America, ah, vedi, no, non sì, è è di me che non, siamo non è fare esatto. Fare il il concentriamoci diritto, ragazzi, un attimo su, su, su. questa su. scelta, tre vieni. Cosa film da Bratislava? Hostel, cosa ci consigliate? Beh, è un film fino, di... fino a un certo punto di un certo peso a livello di sceneggiatura. <ride> perché però. ricordiamo che Cambusa si trasferisce a Bratislava, a Bratislava domani. È proprio proprio domani. perché ci ha preso un po' alla sprovvista questa storia di, di Francesco Calzona. Sembrava dovesse arrivare Gian Paolo. Era... cosa certa è che non restasse Mazzarri. Eh, no. Oggi Trevi c'è stata anche la situazione un po' particolare di Mazzari che ha dovuto. Condurre un allenamento da, da esonerato, no? Cosa, no? mi dispiace molto per Mazzarri perché mm. credo che non abbia vissuto bene la, la vicenda l'andamento del Napoli. Anche questa cosa finale del resta sicuro: no, non resta sicuro, no? Fa mm. la conferenza, poi allena, poi se ne va giovedì, un po' come è accaduto ad Ancelotti prima di, mm. di Gattuso. cioè una situazione veramente non, non bella, io anche perché io immagino l'entusiasmo con cui Mazzarri era tornato, no? eh, che si era visto tutto dopo la vittoria di Bergamo. In realtà, evidentemente. Eh, c'è quel quadra che non cosa nella mm. sua gestione nel, nel modo di operare anche nel modo di, di trattare di, di, di farsi trattare ha avuto un picco alto che è stata la Supercoppa la vittoria contro la, la Fiorentina per il resto, e la vittoria contro l'Atalanta all'esordio per il resto mm. tutte negatività, tutte criticità poche situazioni risolte con delle idee spesso la casualità, i gol nel finale che vuol dire che la squadra comunque sul pezzo ci rimane però è un'avventura e non pensavo mai di dirlo peggiore di quella di Garzia Molto anche anch'io pensavo che potesse quantomeno risollevare anche perché un uomo d'esperienza magari era il gruppo che doveva essere un po' responsabilizzato dal cambio allenatore, invece ha peggiorato la situazione. Ma non tanto Manzari quanto il gruppo che non risponde mm. a questi input. E quindi, fosse nella Juventus, mi farei due domande: se tutta una squadra che 8 mesi fa ha fatto mm. 90 punti in campionato, volta le spalle alla normalità di un campionato in cui il Napoli è tranquillamente tra le prime 4, beh, c'è un esame di coscienza fortissimo che, che penso si, si sarà fatto davanti allo specchio della magari non lo fa davanti ai giorni ma mm. dentro di sé sa che il principale responsabile di questa stagione è lui tuttavia c'è una partita che può davvero valere una stagione contro un avversario ugualmente nei pasticci sì, come che sa un Barcellona. po' meglio però ultimamente no? Mi uh, sembra insomma... abbia recuperato un po' Lewandowski sì son... continua a prendere barche di gol Beh, quello, sì, quello sì e quindi può essere una partita da affrontare e soprattutto il Barcellona non sa che squadra si troverà di fronte mercoledì credo perché magari Xavi <ride> poteva avere sì, il minimo sì, idea. Sì. Qui, mm. No, no, ma io, io sono, sono <ride> molto ottimista per, per, per mercoledì, per mercoledì. Di, non so se è doppio confronto, però mm. era ottimista pure per la Lazio, e, e, e eh. nel senso che, pur sapendo dalla forza del Bayern, lo vedevi che il Bayern stava prendendo quella, quella china là, no? eh, Non pensavo addirittura vincesse 1 zero Sinceramente, mm. però, adesso che vedo Colbo con 3-2, come meccanico nuovamente espulso e nuovamente capace di far rigore. Non, temo che tu che non regga fino <ride> no. al 5 marzo, ma se dovesse reggere la Lazio ha delle chance, e credo che abbia anche il Napoli per tutta una serie di, di ragioni, non ultimo il fatto che il Barça, a un livello più alto del Napoli, sta facendo dei suicidi notevoli anche mm. nella, nel bruciare tutto, tutto il talento che, che ha. È una squadra mm. che si sta suicidando, come il Bayern Monaco, come il Napoli, come tante squadre in giro per. Per l'Europa in questa stagione, ma la scelta di Calzona in particolare vi stuzzica. È un qualcosa che condividete, un nome che, che vi piace? Qual è la vostra opinione? Guarda, per me è un allenatore che ovviamente non ha, non ha passato da, mm. da primo allenatore, lo, lo, ce l'ha da Ct della nazionale slovacca con cui ha fatto ottime cose, ha vinto il girone se non ricordo male. Quindi, è, è anche un buon girone agli europei: Belgio, Romania, e poi una squadra che uscirà dai playoff. Quindi, anche buone possibilità di, di andare agli ottavi. È un allenatore che, chiaramente, ha lasciato a Napoli ottimi Ottimi trascorsi professionali, ha assistito prima Sarri, poi Ancelotti, infine anche Spalletti nel primo anno dei due anni a Napoli di Spalletti chiaramente insomma, la pressione anche la situazione come dicevi tu anche un po' disperata mm. a livello ambientale del Napoli lo mette ma forse anche lo solleva dalla pressione non vedo perché dovrebbe avere pressione un uomo di 56 anni che dall'oggi al domani si ritrova a giocarsi la partita più importante della sua carriera lo fa credere con una leggerezza invidiabile non è certo un allenatore che si sta giocando la carriera. C'è cioè, già l'altro ruolo se va bene bene, se va male bene Ah un impiego, <ride> una bella cosa che farà giugno c'è cioè l'europeo che è una cosa bellissima quindi è tanto di guadagnato e spero che riesca a trasferire questa sua leggerezza da uomo che ne ha viste tante anche a livello lavorativo, ci raccontavi che è un uomo che ha un, una sì, carriera oltre al, al campo da calcio. Sì, mi, mi auguro che non torni a fare Il rappresentante di, vivere, di, di caffè, caffè. però sì, però... diciamo che ha conosciuto. Uh, la lavoro vero <ride> e adesso è uno una persona in pace con se stesso in, uh, indipendentemente è, da come è andrà. È un sarriano in tutto e per tutto, un esatto. che ha condiviso 20 anni di carriera, anche da giocatore è stato allenato da Sarri prima di poi, certo. poi di, di fargli compagnia per quasi 15 anni in panchina, sicuramente i principi ce li ha, le idee anche comunicare in 24-48 mm. ore con un gruppo così pasticciato con i giocatori migliori che sono un po' col piede con la valigia già pronta è complicato, ma dal resto se non fosse facile, ci non l'avrebbero chiamato Diciamo quindi... perché ci chiedono tante cose che parleremo anche di Inter, Milan, sì, Juve cioè, Assolutamente Rona sì E tante altre certo squadre me. e tanti altri giocatori Aggiungo eh, sul Napoli, poi mi taccio Che Garzia male, Mazzarri peggio Giocatori assolutamente in nel 90% dei casi Tutti strapeggiorati anche per l'assenza di Spalletti Cosa che diciamo mm. da mesi, mesi e mesi e mesi e mesi ma tutto questo l'ha fatto De Laurentiis ragazzi C'è cioè, proprio sì. un nome, un cognome Lui stesso lo ha ammesso, si è preso la responsabilità Ha detto è colpa mia Ha sbagliato e quindi ci toglie il cappello Quando qualcuno ammette, ammette un errore ma è una gestione che eh, definiremmo tra il balneare, l'autunnale e la follia cioè quello che è successo quest'anno a Napoli non c'è senso niente l'allenatore va via, il direttore sportivo va via arriva un allenatore dalla rabbia, poi arriva un allenatore dalla disoccupazione poi arriva un allenatore dalla Slovacchia c'è cioè, cioè proprio il, il più grande disagio nella gestione perché? Perché si dice sempre eh, però bisogna imparare a perdere no, bisogna imparare a vincere bisogna imparare a vincere e la cosa che non ha saputo fare De Laurentiis è stata la gestione della vittoria a un certo mm. punto gli si è gonfiato l'ego un, un, un pochino più della media eh, sua dico che è molto più ampia della media anche nostra e pure <ride> qua siamo ben dotati mm. però poi dopo a un certo punto pensare che Napoli potesse essere gestito da De Laurentiis che faceva il presidente l'allenatore il direttore sportivo il traduttore l'allenatore le conferenze stampa e forse anche quello che guidava il pullman è, è, è un esercizio veramente fuori mm. scala ed è la motivazione principale per cui la stagione del Napoli somiglia più a Beautiful che a un campionato di calcio, è una stagione calcistica. La domanda che vi faccio io e poi eh, cambiamo argomento, vi aspettate un De Laurentiis che possa fare finalmente un passettino indietro oppure... No, secondo me aspetta No, Napoli neanche Barcellona. così. Non ho capito la domanda. No. Diciamo che... De Laurentiis... cioè, ci vende la squadra? No, 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 no. Al, dal punto di vista, come dire, della, della presenza... Ah. possa un attimino lasciare spazio al lavoro, il, cosa che non ha fatto mi sembra con Garcia, non ha fatto con Mazzari lo spartiacque della, della stagione Napoli è l'ottavo, cioè il Napoli si arriva ai quarti di Champions eh. ha buonissime chance di fare il mondiale per club a livello economico mm. della Laurenti sta guardando a quello dall'inizio inizio stagione, a volte lo ha detto a volte no, ma chi conosce un po' mm. le carte sa che l'obiettivo centrato dall'Inter è in questo momento ha ambito dalla Juve, ma ha inseguito dal Napoli. Quindi, se, se parla, parla dopo. Secondo mm. me, adesso spero che si imponga la consegna del silenzio per 20 giorni. Vediamo come va la partita di mercoledì, perché magari può anche essere troppo tardi dopo l'andata. però secondo me, farebbe il bene del Napoli a lasciare lavorare quest'uomo che ha bisogno di lavorare, ha chiamato mm. lavoro difficilissimo. E poi se va male ci si vediamo a giugno eh, esatto. Sì sì Siamo tra sì, l'altro sì. in grado di salutare anche un ragazzo che ci segue dal Messico Esatto Che Giulia... ha urlato pastore <ride> tipo me durante la <ride> sigla messi... sì, sì. Giuliano Cacciatore, cacciatore sì. eh, Giuliano eh. che ha urlato alla donna delle polizie in Messico pastore ecco me, cioè, eh, saluto questa Saluto Città del Messico. Ho gridato alla mia signora delle pulizie: "Pastore!" Che durante bella, la sigla. Signor, che bella ma scena. perché avrà Pos risposto lei? <ride> perché eh, cioè ci non quelli di Città del Messico, hola! Hola avrà detto. Orlando. Certo. lindo. Selito linstro. Ma perché non perché non gioca mai l'instro? Mamma mia che fastidio. Risolviamo troviamo una soluzione a questo. Sono altre idee. Eh? Magari anche le gerarchie magari. leggere la che ha dato la build qualche minuto fa? Bravo, Beh, bravo. Eh, e sai che tema. me la volevo tenere perché c'è ah. la terza sentenza legata allora al, è al, al Bayern, però magari ce la teniamo per dopo. Allora, anticipiamola al volo. Da quanto scrive la Bild, che insomma è un mm. tabloid tedesco piuttosto attendibile, Antonio Conte avrebbe scelto di allenare il Bayern Monaco per la prossima stagione. O addirittura per questa, non Adesso. lo so però ecco c'è un fortissimo contatto diciamo tra Conte e il Bailazio diciamo che la mia fortuna telecronachistica potrebbe portarmi a commentare Conte <ride> ah subito Bailazio ah, ma, ma, ma subito? subito? Ah, so. no non, non è chiaro no, non, Giuliano, è, però, sì. non è detto secondo me è un discorso che vale per il 24-25 mm, mm. però è una mia supposizione in Mi chiaro però... è Gambusa mm. e stasera di Maresca dice Luca sì, Siamo Samu inquadra sei sempre tu dice ah, ah, Ragusa no, sei sempre un po', un po, rende, po sì tra l'altro dove capire se Maresca l'arbitro o Maresca l'allenatore ma poi no, non no, Michele no da... capito, ma allenatore, me, ma Maresca è da l'allenatore da da Dai, maresca l'arbitro Facciamo allora, così facciamo Tra l'altro permettete un po' di cross promotion Giovedì a lascia a doppia Avevamo detto di Antonio Conte come possibile allenatore del Bayern Monaco Se ricordate, l'avevamo anticipato Torna in Italia, vuole stare in Italia <ride> Torna in Italia eh? E poi? Poi... Trevi però per un allenatore che vuole a quanto pare un progetto vincente, che possa spendere e anche un po' più definito rispetto a, quello, a quelli che ha preso di solito. Il Bayern è perfetto, no? Mi sembra l'unica squadra che possa accogliere al 100%. Solo cosa. Dico solo <ride> una cosa e la dico prima che cominci questa avventura che non so neanche se okay. comincerà. Una per delle persone più navigate, più disponibili e che si fa prendere meglio dagli spogliatoi Carlo Ancelotti. Mm. Al Bayern se lo sono magnato. È vero. È vero. Perché, Perché Bayern che il Bayern suo... non è una squadra normale, è una squadra normale se siete tutti bravi a stare sotto Thomas Müller quello mm. e quell'altro. Conte è uno che va dopo a e dice: Ah, non corri, non giochi. Poi vediamo se in quante giornate don Antonio Conte, nel senso che non è semplice il Bayern Monaco, è una realtà molto particolare, una realtà sana dal punto di vista economico in realtà dove devi fare solo primo dappertutto, c'è cioè la juve all'ennesima potenza, e quindi la sua rigidità e il suo essere in questa maniera secondo me è un bene finché riesce ad andare incontro alle esigenze dei giocatori. Ecco, mm. questa è l'unica grande incognita, perché mi terrorizza l'idea che uno come Ancelotti, che dovunque è andato uno, lo um. amano tutti, di cui parla bene qualsiasi calciatore, al Bayern Monaco l'hanno detto guarda, fa una cosa. Accomodati, esatto, mi fa ridere che Conte scelga la... il Bayern. L'unico anno su 11 in cui non vince nulla, cioè il classicatore che ha bisogno di una squadra che viene da una stagione negativa. E il Bayern no, capita proprio sempre. a fagiolo. Con sì, 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 il Chelsea devastato sì. il suo Chelsea devastato. Da chi? Eh. Ah, non mi viene ah. in questo momento. JM, mm. 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 ok, <ride> e ne abbiamo parlato anche oggi di, 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 di Giuseppe. John Malcolm, ma John ne parleremo mar a lungo. <ride> mi vabbè, non dai, John va, da, Madison, ho visto oggi non, non non un collega. Cioè, ormai Vai. ci si riferisce a Murigno in maniera anche un po' pudica come il precedente allenatore della <ride> Roma. Come, De Rossi. come il governo precedente, come il precedente allenatore, sta facendo meglio. C'è quasi questa specie di damnazio memoria. Legata a Mourinho, che non lo so. In realtà mi fa sorridere l'idea che se si, se si cita Murigno si ha un po' di pudore nell'associarlo. Se, nel se lo nomini negativo. devi dire le parole tirana Feyenard, esatto. non so, voglio dire Taylor, Taylor". League, truffa Taylor, <ride> altrimenti non è. Se invece lo devi citare per nono posto, giocatori non migliorati, gioco scadente, panchine rissose, arbitri insultati, colleghi insultati, avversari insultati, non lo puoi nominare. Sappiamo che non è un nostro problema. Questo Ammazza, <ride> sì, sì, non è un la la problema. La Se la Dio vuole, la non lo è più e, da alcune settimane. No, eh, devi eh, citare vabbè, sì. in volevo... questo spazio, diciamo che <ride> vi abbiamo detto di tutti i cosi, esatto. Samuele Raguse. Io direi che siamo pronti a partire con le sentenze. Lo direi io oh, no, che lo dici? direi sì, lo direi, sì, sì. Con la prima sentenza, Ricky, ci precisa e ci tiene a ricordarci che il calcio è una roba semplice. Sì, ah. e su questo sono molto d'accordo con Massimiliano Allegri. Esatto, toscano. esatto. Eh, poteva anche chiamarsi turnover, ma qui facciamo tutto maiuscolo e quindi veniva male. Oh. Perché avrei scritto tour piccolo, minuscolo, poi no. E poi ver minuscolo perché il calcio è talmente semplice che c'è una squadra in questo weekend che non ha fatto turnover: ha cambiato soltanto D'Armiano e Di Marco, che torneranno titolari domani sera contro l'Atletico Madrid. Nella gara che commenterò visto che me l'hanno chiesto su, mm. su, su, sulla, sulla chat: sì, la commento io domani la partita. E, mh, non ha fatto turnover, ha cambiato solo due giocatori. E non a caso, come il Napoli che non cambiava l'anno scorso e il Milan che non cambiava due anni fa, sta vincendo lo scudetto e lo sta vincendo alla grande. C'è una squadra che invece ha vinto 3-0 con Ren e che non avendo grandi problemi giovedì prossimo ha voluto fare turnover ieri sera col Monza e ha fatto uno sbaglio madornale. Non tanto nel cambiare qualche giocatore, che ci può stare, Giroud ha cioè quasi 40 anni, ci mancherebbe, ma cambiare tutto l'impianto offensivo, cambiare mezza squadra non va bene. Ne abbiamo parlato credo 150 volte qua a Fontana di Trevi e ne avevamo iniziato a parlare in questa maniera così grintosa. Eh... Proprio perché l'anno scorso con la cremonese, Anda e Rianda, il Milan ha fatto la stessa cosa sbagliata sia alla data che al ritorno. 0-0 a Cremona, 1-1 pareggiando con si è al 93 a, a, al ritorno a, a San Siro. ore di questa cosa, pensare che tutto l'intero staff e l'allenatore facciano lo stesso errore, per me è sconvolgente. E il calcio è talmente semplice che, che l'allenatore che non ha fatto turnover contro una squadra... Molto piccola. L'ultima classifica ha vinto 4-0. È quella da vincere 14-0. E quello che ha fatto un rover contro la squadra. Che non ha nessun obiettivo e che è quasi gemellata con la sua, ha preso 4 palloni in una partita obiettivamente. In vere conto partita orribile, orribile, ma non del Milan in generale. Secondo me, una partita davvero balneare. Io l'abbiamo citata tante volte. Il Milan, trash di questa un un come Lecce, Milan, Napoli, Milan, mm. senza alcuna logica, senza nemmeno alcuna qualità. Ieri è proseguito il Milan su questo filone, che in realtà, secondo me, era anche proseguito in alcune delle vittorie precedenti. Cioè, Frosinone, Milan non è stata me giocata meglio di Monza, Milan è stata una partita dettata da episodi. Al fatto che Frosinone, in questo momento, è la difesa peggiore del campionato. Quello che voglio dire è che quella di ieri, esattamente come le ultime 5-6 partite del Milan in cui il Milan aveva fatto buoni risultati in campionato, vincendo a Udine a Froginone, vincendo col Napoli, eh, secondo me valgono poco. Cioè il Milan di questi due mesi ha stabilito a un certo punto che lo scudetto non lo poteva più vincere, mm. ha notato che il quinto posto è lontano e continua a essere lontano nonostante la sconfitta di ieri, e secondo me all'interno della squadra, con il benestare della società, hanno detto. Questo allenatore e questo gruppo verranno valutati per l'Europa League, con rischio, perché una cosa, se tu molli la certezza, puoi uscire dall'Europa so. League. Ovvio. Ma tu molto l'anno scorso, il Milan a un certo punto lasciò stare, perché aveva una Champions League ovviamente eh, da è un po di eh, che è un stare. Cosa. E in capo il partito come dicevi prima: Spezia Milan, Milan Empoli, Milan Cremonese, eccetera. Mi sembra che al di là dei risultati che sono stati più o meno negativi, ma mh, come dire, una sconfitta su 10, almeno formalmente, un mm. buon ruolino. Il Milano ieri abbia preso la china dell'anno scorso, cioè, dopo l'Europa League, e prima dell'Europa League, visto che si gioca. Mm. Il campionato diventa, a livello mentale, una roba secondaria E quindi non solo gioco col tridente di riserva Mandando un messaggio a tutti gli altri giocatori Questa non è importante come quell'altra Che è il tema... Secondo me centrale della problematica del turnover di massa, cioè la ricezione della squadra, perché dico sempre che l'allenatore è un pezzo da 90 dentro le squadre? Perché l'allenatore comunica, comunica con i giocatori, comunica con la stampa, quindi è un comunicatore, è quello che li allena, è quello che li migliora, è quello che li manda in campo. Gli allenatori spostano infinito dentro le squadre, oh. ma proprio tantissimo. Perché te lo dico? Perché l'Inter ne cambia 8 a Lisbona, 3 a 0 alla mezz'ora per il Benfica. Esatto. La Roma ne cambia 9 con la Cremonese, perde in Coppa Italia con la Cremonese e 1 a 2 e va a casa. Il, il, il Napoli fa la stessa cosa la turno prima con la Cremonese e va a casa. Il Milan ne cambia 8 con la Cremonese in campionato, non vince ne né nel ritorno. Se tu cambi in blocco, la squadra riceve il messaggio che quella partita è sì è importante, ma chi se ne frega. E quindi già partiamo malissimo. In più si trova gente in campo che fa, ah ma te chi sei, te stai qua, da quanta che sei arrivato, perché non ci conoscemmo, perché non abbiamo mai giocato insieme, quindi è proprio difficile riuscire a fare una grande partita, io dico che col 3 a 0 addosso, con Ren, cioè tu, partiamo avanti tre settimane, Mina passa con Ren, gioca con Ciccio Formaggio, fa 1 a 1 in trasferta, deve giocare il ritorno giovedì, ma mettine 11, mettine 11, dichiaralo, Entro in campo pensando al Ciccio formati sì, come eh, Bologna Mila l'anno scorso. Ma eh, sì, quindi no? no, levare, no. le levare, se vuoi levare Giroud. Perché ha giocato 91 di Corren. Proprio per far giocare Jovic con Monza. E mi sta bene. E dopodiché, gli altri ne puoi cambiare uno, ne puoi cambiare due. No, tutto il tridente. Io ho visto la formazione, ho detto. C'è cioè una chance, mi dammi in casa. Un'altra scelta, secondo me, piuttosto infelice è mettere un ciò chiaramente. Non in condizione mm. perché bisogna fare posare Kier. A quel punto, metti sì. Se cioè, cioè ci sono state scelte, chiaramente da partita poco preparata, poco sentita e interpretata male anche nel momento in cui tu hai raddrizzato la partita. Perché il terzo gol il Milan lo prende in maniera balorda e da qui, <ride> diciamo, la pochissima concentrazione anche di chi era in campo. E bisogna anche dire che secondo me Pioli ha evidentemente ieri tantissime colpe perché l'abbiamo detto, perché insomma ha sbagliato, si è anche assunto le responsabilità e questo chiaramente pesa. Secondo me è un errore che uh, il Milan ha, non dico ha messo in conto, però è stato messo in conto di fare da, da, da gennaio. Cioè il Milan lo sappiamo, abbiamo tante volte, il Milan quest'anno Pioli stesso si gioca alla futura permanenza il giovedì, non la domenica. Poi se il Milan improvvisamente le perde tutte e si fa risocchiare è un problema e quello sarà, potrebbe essere un problema. Domenica c'è il Milan Atalanta che... In effetti sposterebbe qualcosa in Madonna, caso di segno 2, però purtroppo per il Milan l'approccio la, 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 mentale sarà questo. Aspusate, in trasferta Rich. il Milan tante volte è in trasferta quest'anno anche, mm. ma anche l'anno scorso. L'anno scorso ricordo una partita a Firenze prima wow. di Milan Tottenham in cui andò a giocare con le riserve. E a mezz'ora alla fine, quando c'era risolto a rimontare, mette Baccayoko che non era nemmeno in lista <ride> sì, 100 sì, mm. C'era davvero il, lo spogliarsi di ogni interesse sì, sì, per sì. quella prima che stava perdendo. E io questa cosa non la capirò. Mai, altre volte secondo me. Perché non credo proprio che ci sia nessun tipo di vantaggio nel perdere con, con le, le riserve. Cioè non è una cosa che ti porta un, un risparmio un energetico, beneficio. un beneficio. Vincere aiuta a vincere, crea entusiasmo. è come ci scrivono giustamente tanti ragazzi adesso mm. qui, dei 5700 che ci stanno guardando, ma il giocatore di frutti non fa, ma Rodri non fa mai turnover. Turn -over. Mai, 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 mai. Rodri non fa mai turnover o quindi o Guardiola è un coglione oppure forse Omologata. oppure forse <ride> Si sta giocando un campionato il Milan Guardiola no sta giocando campionato sta giocando Champions League sta giocando Coppi, sta giocando qualsiasi cosa ha giocato il mondiale per club Rodri non salta la partita ma Benzema con Ancelotti a 37 anni ha giocato City selta Vigo 78 minuti in campionato City sì, in ritorno, quasi finale di mezzo, col Celta Vico 78 minuti ha fatto Benzema, 37 anni, e qua stiamo a decidere se deve riposare Leao che ne 24 e non segna da quando andavo all'elementari, cioè non va bene ragazzi, non va bene, non va bene, è proprio un pensiero sbagliato, il turnover, il turnover è una cosa sbagliata. Cioè non, non so come, come dirle è eh, proprio una cosa, è un mostro. In questa una... stagione era un po' che non ne parlavamo. No, ma no, è come, non so come dire, una piega sociale, è una cosa grave. È <ride> tipo sociale. lo smog, capito? Abbiamo <ride> la terza città nel mondo con più smog. Bene, il Tour d'Italia campionato dove la gente pensa al primo posto che il turnover sia una soluzione. Invece è una cosa dannosissima, gravissima, pericolosissima, che rovina le squadre. Il turnover non serve a niente, c'è uno più bravo e uno più scarso, c'è uno più bravo, fine. Mm. Devo vincere oggi, no? Dopo domani pensiamo che magari tra tre partite faccio riposare quell'altro. Mm. No, non è così. Poi la questione diciamo del, del turno del Passo, far riposare viene sconfessata dal fatto che poi tu al 45esimo fai tre cambi facendo rientrare a ritmo sostenutissimo. Esatto, dopo. cioè nel quindi... in Italia al secondo tempo hanno fatto con le Maracas cioè, stavano sì. lì con i Cammelli. Cioè, che facciamo adesso? <ride> è solo Arnaldo ci cioè, aveva fatto 4-0. Fatto 4-0 per onore di firma, esatto. Ma per il resto hai passeggiato quindi hai corso al tuo ritmo, divertendoti, divertendo e. Rilassando, diciamo così, non fai manco stanchezza, tant'è che domani sera rigiocano gli stessi di venerdì sera mm. con Darmian per Dumfries e, e Di mm. Marco per Carlos mm. Augusto. Cioè, non, non c'è proprio nessun uh, problema. Poi, tra l'altro, <ride> se ci fate caso, l'anno scorso del Napoli, si è fortunato nessuno per problemi muscolari all'Inter, quest'anno più o meno lo stesso, almeno due anni fa, più o meno lo stesso. Quindi, è anche. Una cazzata quella degli infortuni mm. Cioè tu lo puoi gestire Giocatori alla dibala O Giroud per l'età come era Gekko l'anno scorso Che faceva la Champions sono il campionato Mi sta bene ma mm. devi avere un senso Io vedo fare turnover ragazzi Con i portieri eh. Cioè mm. si fanno turnover i portieri È una roba che non ha nessuna logica Nessuna non, non, non... Sai che forse 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 Un turnover portieri al Milan è no? Una no, scelta una impopolare perché eh, Perché una Ieri non so, ieri, vabbè, ieri. No, il quarto gol, così, il, il brutto, quarto, quarto. quarto gol brutto. Sì. Devo dire che il Milan ha continua ad avere una fase difensiva certo, terribile. Certo. Se diciamo sempre che il portiere della squadra piccola è forte perché è molto sollecitato certo. e fa un sacco di parate mm. e qua non succede. Maignan è un mm. po' che in effetti non si mette in luce, ieri è stato davvero abbandonato dalla difesa che non, non aveva Come gli ha detto la difesa? Ciao esatto, <ride> e non solo però, Ricky, perché io ho visto un centrocampo, e non voglio trovare sul su solito Adliga. Ma eh, invece ci titolo. sei andato, però... anche oggi parliamo di Adli. No, Vabbè, no, da sola, ma è un giocatore no? che non ha una fase difensiva, mm. ma ancora una volta non, non, ha, non ha cambio di passo. Ne parliamo tante volte riguardo alla Roma. Giocatori che mm. non hanno il cambio di passo quando vengono pressati, non riescono a dare uno strappo un disimpegno. Una... Eh, sbagliano sotto pressione. È un giocatore che, per me, specialmente poi a questo rendimento Adli molto diverso tra casa e trasferta verissimo. a San Siro in qualche modo si esalta mm, mi piace un po' l'ambiente, in verissimo. trasferta non ricordo una buona partita di Arli, a parte forse quella di Empoli mm, uh, mm, quest'anno un giocatore che chiaramente secondo me non può giocare in quel ruolo per questo Milan scoperto però si continua a ripetere eh, poi visto cose. che me la chiamano i ragazzi Vai, che succede? diciamo ancora una cosa, Il Milan ha resistito ha avuto fortuna, ha combattuto e ha vinto in tutto questo mese e mezzo non ha vinto domenica perché è tornato giù <ride> <ride> <No>. <ride> come si chiama Qual è il nome di battesimo eh. ah, no, salutiamo Samuel che no, ci starà una, sicuramente una, guardando puntata, <ride> però, insomma diciamo quando bravo di in mano che 1950 campi questa è una è chicca tornato, per chi è tornato, ci segue da, oggi, da, una chicca da, per chi da, ci segue l'Africa sconfitta, sconfitta, sconfitta la cosa veramente interessante da dire è che se invece l'altro giorno gli è riuscita la prima giocata sì. ho detto guarda se stasera è veramente in serata ha fatto un dribbling finito insomma vabbè, comunque il Milan sembra abbastanza saldo al terzo posto se uh, tu Attenzione, scelta. domenica è ecco, importante, anche lì si uh. verrà da una partita di, di, di coppa che il Milan deve fare attenzione ad approcciare un po' meglio, secondo me non avrà problemi, proprio Beh, perché dai. sappiamo che quando prende la batosta uh. poi si risolveva. Però sai, l'Europa League è strana, se tu vai sotto dopo un quarto mm. d'ora poi l'ambiente e il clima diventano un po' particolari. Detto ciò, domenica è una partita importante perché gioca contro, dopo l'Inter la squadra mi forma il campionato e che ha battuto il Milan due volte su due quest'anno e quindi, quindi attenzione anche a fare di Milan Atalanta una partita... La parodia seria ballare molto seria campana, di quella di ieri. Mi anche perché, tra se giochi come ieri ti fa 7 gol, mica per dire 7, eh. cioè. forse? <ride> no, però è sì, una squadra che è, è arriva con grande facilità in questo il momento. Detto, qua è come li giri di volte, è pure tornato Luca di là dell'infortunio. chissà eh. il secondo giro di Decatelara San Siro dopo la Coppa Italia. Eh, Beh, non fece una Coppa Italia. La in Coppa Italia fu abbastanza impalpabile. Sì, eh, c'è un ragazzo che diceva, non mi ricordo il nome, mm. ah, Vincenzo, il miglior difensore. Il difensore centrale del Milan rimane Teo Hernandez, io non sono assolutamente no, no, d'accordo, secondo me Calulu e Tomori certo. sono, sì, fatto sono Kalulu, meglio no? e Sei secondo fortunato. me lo voglio dire oggi che ha fatto la peggior partita da quando è mm. in Italia, su so, me ciao per il giocatore, sì, l'ho detto sì, nell'advisor, sì, sì. ve lo ribadisco, ciao per il giocatore, dopodiché i giocatori vanno anche eh, messi nelle condizioni, ma non parlo neanche di tattica, parlo che se in mezzo, stai in mezzo a dieci fantasmi non è che ciao può fare da solo eh, il muro, poi certo che l'intervento non è particolarmente mm. intelligente nel primo e nel secondo quando fa rigore dopodiché bisognerebbe che un giorno spiegassero a livello di fisica e di dinamica che se Ciao interviene e mette un piede sul terreno di gioco e l'avversario sompa da terra da solo e lo va a colpire normalmente nel calcio non dovrebbe essere calcio di rigore perché la colpa non è mia che metto un piede per terra è tuo che salti posso, e mi vieni posso dirti che eh, vi propongo questa analisi mm. Un po sottovalutata che Mota Carvaio è il numero uno in Italia prende a fare quella cosa lì. e eh, Lo so, però nello stretto in area di rigore. Non so quanti calci di rigore abbia procurato quest'anno. Sicuramente all'Inter, contro la sì, Juve, con contro il Milan, a Formian, sì, sì, sì. mi pare O o stato forse ha, ha, mm. ha proprio questa skill nello stretto, ti sposta il pallone e si prende. Dai, è, è bravo a cercare il contatto. Sono diciamo. un po' macchinosi, eh, Chiaramente, io, però, io nello nozze. specifico, siamo contro contro l'Inter, era. Un rigore molto più assegnato Di quello dell'altro mm. giorno Quello dell'altro giorno Se tu rivedi il replay Ciao Tenta di entrare Non tocca la palla Non tocca Danimota Mette il piede che atterra Sul terreno mm. E Danimota salta Ingobbito E con le gambe Frana addosso a Ciao Che non è stato intelligente Perché? Perché avendo già fatto il fallo fuori aria È chiaro che l'arbitro ti sta puntando Quindi in quel momento Se tu non entri Fai meglio Ma è Danimota che salta E lo colpisce Poi Ciao sbaglia Fa una partita oscena E tutto quanto io il premiare il simulatore o il provocatore, perché a me non piace neanche il rosso a Jovic, ve lo dico proprio in grande, mm. in grande chiarezza, che è un tizio che sta al Milan a fare la riserva, a Firenze a fare la riserva, dopo aver giocato nel Real Madrid, quindi è chiaramente una persona con evidenti problemi di psiche, perché se tu sei attaccante al Real Madrid ti pagano 60 milioni e nelle tre stagioni successive che... fai la riserva a Firenze, la riserva al Milan... Dovevi cioè, giocartela un po' meglio. Ecco, dice. e non te la giochi meglio per lo stesso motivo per cui cioè, ieri... Mm. Dai la, la sbracciata a uno che sai che ti sta provocando, che sai che ti provocherà. Che ormai sei due anni che sei in Italia. Più o meno, le partite un occhio, daglielo perché tu devi sapere quello a cui vai incontro. Cioè, se io vengo qua e penso. C È di un vincere... grande tema dei calciatori. Se, se io non qua... conoscono spesso non conoscono dove, dove le partite che giocano e le persone che affrontano. E penso di vincere al quiz. So, ma ah, cioè, perché capito? devi, devi è crederci certo, in questa cosa, cosa Però grosso sapere chi, ho, chi ho davanti sì. c'è uno che se faccio 5 ah, pareggio cioè capito eh, questo eh, è il fatto è eh, un dato di fatto l'ultima volta è andata esattamente così studiare e studiare dico, anche per i calciatori è fondamentale certo. fondamentale perché Di Maria mh, potrebbe non sapere chi è Izzo mm. primo anno in Italia è ottobre va bene Iovic al secondo anno cioè una, 18 mesi che sta in Italia Prendere quell'espulsione sì, era stato avvisato 30 sul, secondi su, prima dall'altro. Quindi 2 gli so. altri, dai, veramente vuol dire proprio che. non eh, Torniamo alla preparazione della partita, cioè sai che non è una roba importante quindi fa mm, mm, mm. L'abbiamo biomologata la, la trasmissione. Così, così. E no, su, ciao, in realtà ci prendiamo un parere di uno, uno dei talenti di Prime, difesa, prime la... particolarmente <ride> bravo in difesa, la... dove lui l'aveva un po' bocciato, no? Che aveva detto? Che era un po' lento nel rientrare. Ha eh, visto che non era, diceva, non è pronto per, per questo livello qua. Perché è un pochino lento nel rientrare. in. Eh, devo in dire che di da Pada quando l'ha detto, in particolare, è un po' crollato. Oh, sta facendo una brutta stagione eh. so fallo contro... No, è roba dell'anno scorso. L'anno eh? scorso, eh, No, dico quest'anno, l'anno scorso ha fatto benissimo quando, quando, quando è entrato e continua a pensare che sia, che sia un buonissimo difensore poi dopo ah, la carriera beh. ci dirà aveva, fatto, qua aveva fatto una partita strepitosa in marcatura di, su Kane, tra l'altro è vero, penso, penso è vero. che tra le tante cose che vero. deve fare il Milano prossimo è dare una regolata pesante alla fase difensiva mm. Alla, mm. non alla difesa in sé al modo di difesa ma fai una pastorale in difesa di qualcuno o contro la difesa di qualcuno? aspettiamo e allora pastorale Pastorale Verona Juve due a due. Ma tra le pieghe di questa partita non bella per la Juventus un altro episodio che riguarda Federico Gatti Gatti che ha il terzo episodio in poco più di un anno in cui rischia, rischia grosso Juve-Napoli, pugnetto a Kvarazchelia Juve-Verona all'andata pugno, pugnetto a Giuric, gomitatina, gomitatona non si è neanche visto bene dalle immagini a, a Foloruncio per nessuno dei tre casi è stato espulso e nemmeno Verona-Juve probabilmente era un episodio di espulsione ma il discorso è un altro i dispensatori di cattivi è piena la letteratura anche in Italia ne abbiamo tantissimi, insomma, Materazzi, ma lo stesso Chiellini. Se vogliamo Gianluca Mancini per stare ai contemporanei all'estero, non ne parliamo. Pepe, Sergio Ramos, se più ne ha più ne metta, però. C'è un, secondo me, un sottile confine tra la cattiveria e la debolezza mentale. È un po' in questo Gatti, secondo me, è il simbolo di questa stagione della Juventus. È un giocatore non eccezionale, è arrivato nemmeno giovanissimo a giocare da titolare della Juventus, che è poi il, come dire, la, la laurea magistrale per un difensore italiano a fare il torneo della Juventus, che ha reso per un girone sia lui singolarmente che tutta la Juve oltre i limiti e questo lo abbiamo sempre riconosciuto, lui ha anche segnato partite gol, gol importanti contro il Monza contro il Napoli e poi ha un po' abbassato la tensione, forse non è un caso che ci sia il nome di Gatti sul tabellino della partita fin qui più importante della stagione di Juventus di Juventus, se non che questi, mm. questi eccessi, questi tilt ripetuti di un difensore che secondo me soffre un po' la maledizione del della Juventus sono secondo me una spia di una tensione che poi a sentire anche Allegri, la postpartita partita di Vero sta un po' prendendo tutta la squadra dopo il famoso pareggio dell'Empoli a Allegri ha identificato nel gol di Baldanzi di fatto l'inizio un po della, del declino dell'alimento sono però a parare di gatti perché il confine tra debolezza, cattiveria e stupidità eh, a livello di gioco naturalmente è, è sottile, specialmente nell'epoca del VAR questo ripetuto andare a cercare il contrasto, la botta, la provocazione rischia e eh, gli sta già di fatto procurando qualche a livello anche di non solo di reputazione ma anche di, 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 di tranquillità personale, perché poi Gatti ha giocato una brutta partita sostituito mm. uh, da Alessandro. Non è esattamente una, una promozione quella che fa Allegri e insomma in generale trasmette l'immagine di un difensore, di un giocatore che. Sembra sempre un po' giocare in over come si può dire over playing, Non so se è un termine esatto. Un giocatore che è sempre un po' sopra le righe. Mm. E questo, secondo me, è un difetto per un difensore. Soprattutto un difensore della Juventus, che ha nel suo DNA, deve avere il controllo, l'autorità e l'autorevolezza per indossare quella maglia, secondo me, rispecchia un po' una juve di. Ehm, vorrei ma non posso. Ci sono alcuni alcune pedine, che forse magari vengono anche in certi, certi casi esaltate al modo di giocare. Gatti, è uno di questi che però in momenti di maggior tensione e maggior stress rivelano una fragilità mentale e attitudinale che... Siccome Gatti non è più un ragazzino, secondo me sono questioni strutturali in questo giocatore. Siccome Gatti ha sicuramente grandi margini di miglioramento, un piccolo consiglio del tutto inutile, probabilmente, però glielo diamo lo stesso, è quello di provare a lavorare su questo aspetto. Mm. Un giocatore che ha buone qualità, magari commette degli errori che non sono forse da Juve. Però secondo me il suo principale limite è proprio questa gestione faticosa che ha delle emotività in certe partite, che poi di fatto diventa una specie di metafora della Juve. Che tante volte ha giocato. Oltre il 100% delle sue possibilità, mm. e ha anche vinto partite da 0-0, all'andata con la Roma, con la Polia, eccetera. E adesso sembra un po' arrivata alle soglie di aggiornamento nervoso a partire dal suo allenatore, pareggiare come ha fatto Verona con tanti errori e tante sbavature difensive anche senza Bremer, è un piccolo segnale. Che un po' è arrivata, a, come dire, alla, alla soglia mm. dell'energia dell nervosa. Sì, Bremer è una, è una giustificazione abbastanza importante, importante però certo, il certo. fatto che mancasse il miglior difensore che ha alla Juventus eh, la questione Gatti secondo me fa, fa sorridere nella giornata in cui viene espulso Jovic perché la roba lì secondo me Dai, non abbiamo visto nemmeno un replay ravvicinato no lontano, no però è diciamo non... la terza quarta quinta situazione eh, in cui si trova e non ha preso mai un cartellino rosso in quella, no. in quella maniera lì e, 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 e Jovic che risponde un po' alla provocazione viene espulso cioè nel senso poi, dopo si dovrebbero anche dare una regolata sull'importanza di quello che accade, perché se no è, è molto più grave chi inizia che chi risponde. Ma vabbè, questo mm. è un punto di vista assol assolutamente mm, mio. Il problema della Juventus, dico: Gatti deve giocare tutte le partite. Nel senso, non è alternabile. No? È, come, mm. è come un, un, un intoccabile. No? Perché vedi poi che arriva Diago Gialò mm. ma in macchina non gioca. Vedi che Oisen, che scarsissimo, non mi sembra, viene mandato a giocare prima al Frosinone e poi in Extremis alla Roma e magari devo vedere giocare Alexandro nella difesa della Juve che è rientrato in campo pure ti ha dato particolarmente fastidio Alexandro alla Juve. Ma è, <ride> vederlo in campo mi sembra, visto che anche in gestione, settimana è stato ripreso parecchio la gestione di una squadra che ha la maglia della Juventus il nome della Juventus i discorsi della Juventus che debba riproporre in campo l'improponibile Alexandro e debba mandare via Poisen, non far giocare Rugani che si è fatto buone prestazioni arriva Diago Jalou e deve diventare un desaparecido, secondo me è una gestione super discutibile è una delle tante cose super discutibili di una squadra che al netto del gol, non saprei come definirlo non mi verrebbe, non, se avessi chiesto a non mi sarebbe venuto un aggettivo per il gol di Foloruscio, è una delle robe più belle mai mm -hmm. viste eh, almeno in questa stagione se Vero. non anche di più eh, bravo anche Noslin con la complicità di Scesni, anche se la Valle è passata sotto le gambe del difensore della Juve, forte. Noslin, un momento ha perso, è eh, eh, un po giocatore buono. Tutto parliamo sempre avanti. di Sartori di Vaio, l'Atalanta, eh, eh, ma bisogna dire che il Verona l'hanno presi uh. svariati di giocatori buoni, ma ne parliamo magari tra un po'. E, su, su Verona Juve, i componenti Verona li facciamo dopo nella, mm. nella sentenza. La partita della Juve è largamente peggio di Empoli, Udinese e, e Inter perché almeno nelle partite precedenti c'è stato. Diciamo, hai visto la Juve nella sua parte brutta e senza il pizzico di fortuna che l'ha aiutata durante l'anno varie volte. A Verona, non ho visto la Juve. A Verona, ho visto una cosa, un, un ibrido, una via di mezzo. Difendeva male, attaccava mm. così, così. Non c'aveva logica, non aveva logica in campo. E soprattutto arrivo a, al punto che mi ha fatto lanciare il telecomando sul divano sabato pomeriggio, che è questo. Ma la Juve che ormai sta perdendo. Perché sta perdendo punti, ha perso certezze e tutto il resto. Capito dove sta andando? E mette incredibilmente a un certo punto il tridente Chiesa, Ildiz e Vlaovic. Perché dura 5 minuti questa cosa? Cioè, perché c'è il timer per le uova sul, sulla presenza in campo di Chiesa, Ildiz e Vlaovic? Cioè, la cosa più bella che può fare la Juventus, che non ha qualità a centrocampo, che non ha qualità di gioco, che non ha qualità da nessuna parte, è mettere in campo. Uno come Chiesa e dargli spazio Magari anche a destra, invece di giocare sempre a sinistra Non si sa perché Ildiz a sinistra e Vlaovic centrale No, 5 minuti Pentimento, cambio, si torna indietro E poi, un'altra volta è uscito Vlaovic A Salerno hai vinto perché Vlaovic era in campo Al novantesimo e ti ha mm. fatto gol A Frosino hai vinto perché Vlaovic era in campo nel finale e ti ha fatto gol Ancora non si è imparata questa cosa Che se non c'è Vlaovic, la Juventus non lo fa mai nel finale Mai! Cioè, è Vlaovic l'uomo che devi tenere Cioè, Torniamo al discorso del turnover Gioca Vlaovic Sta in campo Vlaovic A meno che non portano via una gamba a Vlaovic mm. E poi gli altri 10 Li sorteggiamo con, come con la tombola Ma Vlaovic non deve uscire mai da sta squadra E il tridente è un bel supporto Ma io quello che non capisco è Sai stai 0 a 1 mm. Ti viene la naturale propensione Alla copertura ma stai a perdere! O a pareggiare a Verona! Ma peggio, che può succedere. Cosa altro può succedere di peggio? Dopo la grande intuizione di Milik per Ildiz con l'Empoli, dopo il catenaccio di San Siro, dopo la partita contro l'Udinese e la grande mossa di Alessandro Centrale. C'è al... una volta che si può provare una cosa offensiva, intesa come attacco e non offensiva per mm. il gioco del calcio? Mm. Eh. Due cose, allora, innanzitutto permettetevi di fare un augurio di pronta guarigione a Zenec Zeman, come la, che come ci segnala anche ui. la chat, che è stato appena operato al cuore, quattro bypass. Insomma, sarà un momento un po' così, però gli auguriamo subito una pronta guarigione. E poi tornando sulla Juve, ma tutta questa serie di risultati, noi spesso qui abbiamo detto Allegri sarà allenatore della Juventus anche l'anno prossimo. Io comincio adesso un po'. A dubitare, perché... onestamente, perché Trevi l'ha detto spesso, gli va riconosciuto: che una Juventus che andava avanti con quel tipo di gioco, forse non sarebbe potuto andare avanti così tanto. No? Prima o poi, al primo intoppo poteva un po' rompersi il giocattolo, e devo dire che è effettivamente è andata così. Cioè, appena la Juventus ha avuto un risultato un po' sfavorevole, collassata su se stessa, no, la Juve non ha problemi fisici particolari, non ha no. perso giocatori particolari, è solo una questione di testa no? Sì, di, di aver dato tantissimo anche proprio a livello mentale per stare dietro a un Inter da 95 forse anche 100 punti mm. e chiaramente la Juve ha, ha fatto oltre le sue potenzialità secondo me nel giro d'andata Detto ciò, uh, mi viene in mente una frase che è stata attribuita a Galeone, ma probabilmente proviene dal senso Allegri: Cioè, adesso Allegri deve tornare agli antichi, agli antichi sì, le, calcio mesozoico. C'è no. per... una squadra che non è così lontana dalla Juve, ovvero il Bologna. Che quando ha trovato un momento negativo, ha perso a Udine, ha perso a Cagliari e ha pareggiato col Genoa. Ha continuato a fare un calcio propositivo, d'azione. Arrogante, nel senso mm. buono del termine: che i giocatori si sentono forti più di quanto sono, quelli del Bologna, e ha ripreso a macinare con quattro lettere di fila, giocando un calcio ancora più bello di quello che giocava fino mm. a Natale. Mm. Quindi... cambiando cambiando qualcosa 4 -1, 4 -1... però nel, come dire non rinegare sì, l'idea di rinunci. gioco era no, 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 quella no. Cambiando no? Nel senso che quando vedi un problema non è che mm. per forza devono sparire gli attaccanti e provare sì, sì, a fare no, le paregate no, ti, ti ha come del portiere per esempio perché non lo soddisfaceva nel gioco non ha arretrato ecco, non si è spaventato ha avanzato esatto no, ha ritrovato Orsolini no. ha ritrovato giocatori anche dal mercato il fatto di poter tornare a fare macinare punti soltanto soltanto Arretrando e facendo mm. ciò che si è fatto in maniera più o meno bella, ma legate ai risultati, poi mette allegri delle condizioni di essere giudicato solo per i risultati ma... perché se non c'è altro di cui parlare, eh, sì. conta ma, solo ma, il se risultato. Se e nelle allora dichiarazioni risultati. non c'è mai un discorso calcistico. Se tu vedi diacomotta Motta, viene e ti spiega delle cose, viene, mm. rossi, viene e ti spiega delle cose, non è che ti parla determinazione, concentrazione, un buon punto in trasferta per ripartire. Io la dichiarazione, un buon punto in trasferta per ripartire, Verona juve due punti in quattro partite. Se sono la Juventus, quella che, che conosco, degli scudetti, delle vittorie e, e con una motivazione importante, dico guarda non è il caso, lasciamo, facciamo, lasciamoci così, senza rancore, ma come un buon punto per ripartire col Verona, dopo che hai fatto un punto in tre partite. Che frase è? Ma poi è come il tuo tabellino, un buon punto in trasferta? Vabbè, ma è il messo Mesozoico, ragazzi, posso, di di, posso, posso dire che tutto quello che dice Allegri davanti ai microfoni sì. non, non è quello che pensa davvero? No? Lo vediamo come eh, poi sistematicamente cosa, arriva. scusa, È la giustificazione eh. che dava l'altro giorno, non mi ricordo chi, delle cose che diceva. Forse ah, Cech, certo, di Mourinho, sì, 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 eh, eh, sì, dobbiamo giudicare quello che dicono, non quello che potrebbero pensare. E quello che dicono sono cose insopportabili, da una parte per un non modo, sono... dall'altra per un altro. Ma sono cose insopportabili. Il pareggio è il buon punto per ripartire in trasferta. È una delle cose più insieme dell'anno mm. forse peggio solo quella di Guardi e Ladri e di Sinner e Djokovic giocando come Corchinaghi portato anche male insomma no? cioè, sono dichiarazioni che una volta è uscito dal seminato sono, me sono è, rivoltate è contro è casuale cioè il flow di quel periodo era un flow molto positivo per la Juve che stava mm. rompendo tantissimo le scatole all'Inter perché in qualche maniera si arrabbattava ed era lì questa ricerca dello scontro i paraocchi sì, nelle guardie, sì, per 20 la... giorni Allegri ha chiaramente cercato di nervosire sì, l'Inter. Sì, esatto, sì. che l'Inter in non solo non si è nervosità, ma ha preso forza dal suo nervosismo, cioè il suo di Allegri, ed è andata in serenità a staccare la Juve di 10 punti. Quindi c'è eh, squadra che non migliora, errori di comunicazione, gioco lasciamo perdere, e classifica che sta cominciando a diventare non più quella meraviglia di prima. Per cui quantomeno meno facciamocene un ragionamento, non dico sì, mm. no, Allegri out, come no, Pioli out, sono modi di, fare, di dire sbagliati. Ma quantomeno che si possa fare un'analisi e un'analisi critica di tutte le cose che non hanno funzionato. Perché quando non si prendevano i gol, la classifica era buona, i rimpalli finivano in porta e il non gioco portava punti, c'erano tutti i peana, tutti i complimenti, tutte cose. Stesso qui abbiamo detto tante volte che comunque la classifica era completamente in over perform mm. no? della, della Juventus quando non lo è più però, come dice Giuseppe Pastore se ti fai giudicare per i risultati poi devi vincere e siccome sono tre anni dove l'unica cosa che puoi vincere è la Coppa Italia alla Juventus, non va bene ed è come il discorso di, di Mourinho un po' dire, sì la finale l'avevo quasi vinta me l'hanno rubata, non hai vinto, zero titoli finito, hai fatto settimo, sesto hai fatto male, E l'anno dopo eri nono e uscito in Coppa Italia e patto secondo in un girone di, di Europa League pessimo se vi fate giudicare dei risultati vincete, perché se non vincete siete carne da macello, almeno per me eh. Io direi che ci, ci sono tutti i presupposti per la seconda sentenza, allora, così cominciamo a correre l'opposto. Che è l'opposto? Spariamola, spariamola. spariamola per perché ci sentenza. vuole ricordare qualcosa Trevi, ovvero l'esempio di Baroni. Mm. L'esempio di Baroni che non è un termine non è un nobiliare. Nobiliare, eh. esatto. Per definire, no, anche, anche di nobiliare né per definire quelli che truccano le carte. Ah. Ma, <ride> ma parliamo dei ah, grandi dove... barri. De... Esatto, parliamo della nota del Verona che sono... Secondo me c'è la faccia di uno per bene, c'è la faccia di uno che parla bene e parla bene in conferenza, spesso addirittura parlando di calcio, questa cosa incredibile che fanno alcuni eh, allenatori e, soprattutto, sta facendo l'operazione che ha fatto Malesani a Bologna una dozzina d'anni fa: cioè di provare a salvare una squadra che non si poteva salvare per mille ragioni, giocatori intercambiabili, società sull'orlo del fallimento, cessioni a gennaio, gente che arriva e non si conosce. Il Verona non solo. È riuscito a pescare giocatori interessanti. Tu citavi prima Noslin, ma ce ne sono molti da mm. citare. Secondo me, di una squadra interessante a livello di nomi. Abbiamo già fatto quello di Suslop, ma veramente ce ne sono altri. Ma il Verona sta ogni partita disturbando l'avversario. Ma ogni partita. E disturbandolo calcisticamente. Cioè il Verona ha giocato a pallone con la Juventus. E nessuno riesce a giocare a pallone con il versione, la, Juventus. Cioè, la ti fa giocare male. Proprio, mm. se c'è una certezza è che la Juve ti fa giocare male. Il Verona ha giocato bene. E ha messo in difficoltà la Roma ha sbagliato il rigore, ha messo in difficoltà l'Inter ha sbagliato il rigore, e ha messo in difficoltà il Napoli a momenti vince, poi ha perso 2-1 nel finale col casino del gol dell'ex N'Gong del eccetera. È una squadra interessante, però, anche per il modo di giocare e per i giocatori che propone. E quindi volevo fare proprio un elogio mm. a, a Marco Baroni per quello che ha fatto, perché nelle altre avventure in Serie A non mi aveva rubato l'occhio. La sua stagione a Verona secondo me sarebbe da panchina d'oro in un mondo ideale. Cioè c'è una parola che prima hanno usato in termini negativi, che in effetti è una parola negativa, che è disperazione. Però mm. la disperazione spesso ti fa tirare fuori in ambienti molto particolari e molto virtuosi, in cui l'allenatore chiaramente ha, la... ha il totale controllo della situazione e qualcosa in più. Secondo me molti dei giocatori la vivono anche un po' come una sfida. E intanto vedono che le altre non corrono e non... a volte mm. nemmeno camminano. Bravo. E Quindi il punto qua, il punto là, pareggiare un po'. La qua ti fa rimanere lì. E poi vediamo perché il Verona. Adesso, tra poco, c'è Verona Sassuolo. Per esempio, che è una partita che il Verona a cui arriva in posizione di forza sì, il Sassuolo è molto en, cefalogramma piatto. E quindi, Sassuolo. quando poi trovi giocatori anche stranieri, ecco, l'essere stranieri in questi casi aiuta perché secondo sei ha avulso dal mm. contesto, cioè non, non sai cosa sta succedendo. Tu arrivo lì, mi gioco in Serie A tre mesi a tutte magari mi comprano tra tre mesi il Napoli Luglies Liga, o eccetera. E quindi, avere giocatori un po' inconsapevoli come il Noslin, mm. la situazione o il, lo Sviderski che è entrato ed mm. è un giocatore comunque di livello discreto, può aiutare, è chiaro che è un progetto estremamente a corto termine, perché insomma, a maggio se si salva e Verona poi dovrà ripartire da zero. Però nel modo della disperazione in cui Verona ha dovuto vendere Titolari per, per salvarsi, di fatto, è un modo furbo di costruire mm. una squadra. Un instant team per salvarsi e ci vuole chiaramente un allenatore Però, che no. sappia toccare i, le corde, ma subito perché Baroni ha fatto un'intervista bellissima dopo Napoli-Verona quando gli hanno detto: eh, Ma Baroni, ci vuole tempo per mm. ambientare il tipo di giocatori. Ha detto: No, a 60 anni ho scoperto che non esiste il tempo. I punti devo farli subito no. alla Jeff Gambardella dicendo mi hanno ah, cambiato per fallire le feste. <ride> mi hanno cambiato mezza squadra, <ride> chi se ne frega, devo fare i punti con. Questi adesso e lui si sta calando da anni. Questa mentalità molto stimolante st anche per lui. Gli stanno credendo, cioè, la cosa sì. Sì, è difficile: insomma, essere credibile in una situazione in cui tutti i stranieri parlano lingue diverse, non ti conoscono, non si conoscono, cioè, riuscire a mettere in piedi una squadra che abbia dei movimenti. Perché in campo quella che si muoveva era il Verona sabato pomeriggio e si muoveva mm -hmm. bene, molto bene. Sembrava il Verona di Tudor a un certo punto. Con del... meno qualità, evidentemente, ovviamente, però quella squadra lì che ti mangiava, accorciava mm -hmm. e costruiva anche. Cioè La Juve, veramente, di solito non ti fa calciare in porto, mm. comunque ti fa calciare una palla gol importante in tutta la partita, no? E la Juve, Giroud, mm -hmm. insomma, è successo, successo l'inverosimile. Devo dire che per me è, è, è proprio un, è un mistero. Il Verona Perché è una squadra che comunque eh, so, l'esempio massimo. Secondo me è Folo Ruscio, di cui prima parlava giustamente Trevi, ha fatto un gol incredibile, ha la, di essere la giornata della settimana. Ma Ruscio, non ce l'ha fatta, tra l'altro. Non, non ce l'ha fatta, fatta perché è giusto. Eh, perché? Giusto. Ma beh, perché ho visto la scaletta è giusto così. Ma per mezza stagione Folo Ruscio, secondo me, è stato tra il male e il malissimo. E poi a un certo punto ha cambiato completamente marcia, ha fatto una serie di gol incredibili, ha, fa quel gol con la Roma che tira da 40 metri. Sì. Che ha colpi spettacolari, sì. non ha proprio la qualità, l'intensità e la continuità della partita. Però, però anche lui sta, sta venendo fuori alla grande, sta venendo fuori alla grande. cioè il gol con la Juve, ragazzi, è. Sai, vabbè, è irreale, il Ma no? cambiato poi tocca ad essere dato per spacciato da tutti: mm. ti alleggerisce perché ti Sì, ti sì, ti sì, fa, sì, è vero, Ci la per morti. Secondo me la ha fatto. O, o, su o ti alleggerisce o ti affonda. Definitivamente okay, perché uh -huh. lì chiaramente, però, se l'alleratore batte bene su questi tassi, uh -huh. ragazzi, qui non abbiamo niente a perdere. C'è tutti per morti. In mm. realtà, siamo ancora lì. Sto, a questo giro abbiamo agganciato il terz'ultimo posto del Sassuolo. Il mal che vada sarebbe spareggio. Anche se, chiaramente, manca ancora un Che, una già volta gioco, una no. Volta, no. che ha già vinto il Verona una volta. Ha già vinto e quindi è abituato a lottare. Il Sassuolo mm. non è abituato a lottare. Che per è quello per che dicevo inizio mm. Il, il Verona lo, lo sa come si, trova si trova fa. Se trova nei guai, è un casino, e non solo sa come si fa, ma. Se tu vedi Inter Verona e Inter Salernitana è, è tipo, che ne so, Hollywood qua eh. dietro per la strada. Cioè certo. è una cosa pazzesca. Il Verona è un po' Non avrebbe fatto. dovuto perdere, ma... ma ha sì. giocato una partita certo. straordinaria contro l'Inter. Certo. contro l'Inter nessuno gioca brutale. bene. Ha giocato bene la Roma mm. e, e, e ha perso... La sì, diciamo. sì. Sì. sì, più o meno. Più sì, o meno. Sì. Sì. Mm. Sì, Direi come il Verona praticamente quasi nessuno, quasi nessuno. Beh, quasi è il nessuno. periodo di bassa marea dell'Inter, quello tra Periode Natale e Capodanno, che ha avuto un qualche un po' di calo, però meritavo di cioè, non, non perdere. Ci dicono, leggete la Super Chat, la leggiamo assolutamente la sì, però vedo che state anticipando temi che tra un po' <ride> arriveranno, no? quindi aspettate, che è tranquillo. Tommaso Marigo, Marigo col Gambone, direi <ride> di, uh, di aspettare, aspettiamo un attimo, visto che Trevi ha anche anticipato il tema, direi di andare con la, la CPM. CPM. No. Allora andiamo a eh, È il tuo momento, no? Se giochi tutto. Ne gioco tutto. Allora, la CPN di oggi è dedicato all'Inter. All'Inter che ha stravinto con la Sernitana e mi sbilancio, ha praticamente vinto il campionato. E a questo punto ha l'obbligo morale assolutamente di non fermarsi, di continuare. La gara di domani con l'Atletico Madrid deve essere vissuta come, come la finale di Champions League che ha perso contro il Manchester City. È un'occasione unica, questa, per. Grazie, Trevi. È un'occasione unica, questa, vero, per l'Inter, perché ne abbiamo parlato spesso a Fontana e Trevi. Vediamo come arriva l'Inter a questa partita. Ci siamo finalmente, è, la, è quella puntata lì e l'Inter ci è arrivata come come meglio non, non si poteva sperare per, per i tifosi nerazzurri perché il campionato direi che è ampiamente in ghiaccio hai la possibilità di giocare con l'Atletico Madrid in una condizione fisica anche ottimale perché praticamente forse il solo Acerbi non dovrebbe essere mm. a disposizione te la giochi contro una squadra l'Atletico Madrid che ha cambiato filosofia che non è più il, quel ciolismo impenetrabile del passato è una squadra che concede molto e concede tante occasioni che ha un paio di giocatori fenomenali uno su tutti Griezmann però... Ha assolutamente la possibilità, concede la possibilità di, di essere perforata l'Inter Quest'anno lo ha dimostrato. E aggiungo, io credo che in, in 36 anni in cui seguo il calcio, io non ho mai visto l'Inter giocare così bene. E Simone Inzaghi rischia di fare davvero qualcosa di storico per me, già adesso è superiore ad Antonio Conte per quello che ha fatto, anche se non, e lo dico adesso che non ha ancora vinto il campionato. Per il modo in cui ha fatto giocare l'Inter, per le squadre che gli, sono, che gli sono state messe a disposizione, Conte vince con Lukaku, Hakimi, Eriksen. Con una squadra che comunque era davvero molto più forte delle altre, Murigno, Mancini hanno vinto sempre una squadra infarcita di campioni. Inzaghi ha dovuto fare molto spesso le nozze con, con i Fichi Secchi. Adesso è facile dire che l'Inter è la squadra più forte di tutte. Se andiamo a vedere alla vigilia del campionato, mm. quasi nessuno dava l'Inter al, al primo posto. Quindi, già adesso, credo che sia un allenatore che merita di entrare nella storia dell'Inter. Per me, come detto, è già superiore ad Antonio Conte per quello che ha fatto, però ha l'occasione di fare qualcosa di unico, irripetibile, considerata. Eh, io ho visto al vivo l'altra volta il Bayern Monaco da Bordocampo, campo, una squadra in difficoltà. C'è il Manchester City, è vero che è molto forte. Real Madrid, che è molto forte. Però poi cioè ci sono squadre migliori dell'Inter in giro, quindi ha davvero l'occasione di quantomeno provare a ripetere Posso quello che ha fatto lo scorso anno. È una che sta risalendo impetuosissimamente l'Arsenal, però mm. il Champions League è tutta da vedere. Eh. Quindi, secondo me. C'è davvero la possibilità per l'Inter di fare qualcosa di storico in questa stagione e ha l'obbligo morale di non fermarsi. È una squadra che mi ricorda molto il Napoli l'anno scorso, che secondo me vive il rimpianto di essere uscita con il Milan pur essendo forse superiore nel complesso e l'Inter non deve commettere lo stesso errore. Ha ragione, ha ragione Nando eh, ci chiede Dario Calabrese se, se giocherà si giocherà Darmian o Dumfries giocherà Darmian. Con buona certezza, e per completare il discorso di Nando, che trovo sacrosanto, non solo se li è, come posso dire, non era infarcita di campioni, ma quelli che oggi vediamo come campioni sono costruzioni fatte da Simone Zaghi, cioè esatto. Cerbi arriva e non è che pensi che arriva uno che si mette in tasca Holland nella prossima finale di Champions League. E invece succede questo. Prendi Cialanoglu dal Milan, una bella mezzala di discontinua con un gran tiro. Diventa miglior centrocampista centrale dopo Rodri, credo, in giro per l'Europa. Prendi Di Marco che arriva dal Verona con un bellissimo sinistro. E diventa uno dei migliori esterni sinistri d'Europa. Cioè, tutte queste cose sono di oggi. L'inter di oggi. L'inter di oggi è formidabile. Qualche mese fa veniva data, per miracolosa. Se arrivava a quarta. Quindi è normale, è quello che dice Nando e ora che ti sei costruito questa meraviglia secondo me, a maggior ragione se dovessi essere con questo stesso scarto quando giochi il ritorno quindi tra tre oh. settimane, quindi con tre partite in meno anche, alla fine del, del campionato, dagli di tacco dagli di punta, gioca la Champions League come l'anno scorso con tutti i sentimenti. Si può dire tuttavia che dei 22 titolari domani sera, il migliore gioca in atletico? ovviamente di Grisman. Io sono un giocatore di Prigio Gonzalo da anni. Secondo è me è incredibilmente no. sottovalutato per la sua qualità, la sua continuità di rendimento. Mm. E questa è la una grande stagione. Anche secondo me: per S Trevi, no, però. Per me, no, no, per me, no. Per me, no, però, come completezza di calciatore, forse sì. Nel senso, la tecnica che Grisman ha, l'Autaro non ce l'ha. Però, esatto. l'Autaro sta viaggiando ma ma un certo. a una media di un gioco la partita che mette veramente impressione. E anche, anche Cialano cioè, con il militare secondo me, in questo range di, 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 mm. di, di altezza di, di calcio, sono veramente ben posizionati. La cosa che volevo dire di Griezmann erano, erano due. Una, che ha fatto gol al suo ritorno all'Atletico al Milan, nella famosa serata di da Shakir sì, sì, sì. dopo il gol di Leao e la rimonta e l'espulsione di Kessi. Ma lui aveva sbagliato il rigore nella cioè certo. Champions League. Ah, un certo, stadio che gli porta no. diciamo, vibrazioni eh, alterne nell'altra avventura con l'Atletico di, di Madrid la cosa che voglio dire di, di, di Griezmann è che secondo me è un allenatore che a me non piace che Deschamps gli ha cambiato la carriera sì, per inventarsi la possibilità di avere lui, Giroud, e Mbappé contemporaneamente ha lavorato su questo ruolo di Griezmann che è diventato Messi dal punto di vista tattico cioè Messi quello che veniva a centrocampo a gestire palloni a fare filtro a fare diciamo il pulitore di gioco per quelli davanti rinunciando a segnare spesso facendo molti assist ma sacrificandosi tanto in fase e di gioco e soprattutto uh, pur in, in, pur anche se la Francia gli ha offerto un brutto colpo dando la faccia del capitano a Mbappé cioè Grisma che non salta la gara nazionale da sei anni ha visto per ragioni come dire, di ragioni di stato dare precederebbe, sì. cioè, nonostante si è adattato a fare un ruolo che lo allontana dalla porta, che però lo rende enormemente più importante. Sì, sì, imprevedibile. Anche. Eh, andate a vedere le sette partite che ha fatto, tranne l'ultima che ha giocata male la finale. No, no, sei, no. Visto, le sei partite di Grisman al Mondiale e finale semifinale sono un'enciclopedia. Ma, guarda, ma anche, anche le ultime, anche, eh, fine, anche quelle che cioè. abbiamo trasmesso su Crona, che tra l'altro è stato è vero, assolutamente vero. incredibile. Michele Cillo ci dice, soprattutto nella super chat, con l'ossessione della seconda stella quasi raggiunta è facile... Calibrarsi per le notti europee. Mm. No, però no, l'Inter ci ha so. dimostrato di saper switchare l'anno scorso. Ha switchato mm. campionato, ciao, sì, sì, perdo 12 volte e mm. faccio la Champions mm. con i controfiocchi. Quindi, diciamo, è un'epoca che ha dimostrato. di un rendimento alternato. però S Sì, diciamo che metteva, mm. metteva però una squadra da una parte, e una squadra dall'altra, sì, a sì, un sì, certo punto ha trovato continuità anche in campionato. però di base mm. ha perso 12 partite. Quindi, mm. sì. ha, ha avuto la capacità di decidere, quasi il, il da farsi. Io spero vivamente. Perché sono d'accordo con Nando, facevo questo discorso, questo discorso ci ha messo addirittura d'accordo, a me, Zazzaroni. pensa a ah, pressing, cioè Reale City, Reale e City, Real City facevano l'Inter. Eh sì. È. Ripeto, l'Arsenal negli mm. ultimi 20 giorni un'altra squadra, era andata in crisi nera tra Natale e Capodanno, adesso ha ripreso a macinare da a scimitarla. c'è sempre l'idea che è la squadra certo. che non, non può né scendere né Però salire. io che penso che non fria. le squadre che <ride> riescono a superare una crisi. Così mm. come è capitato anche ad altre squadre Anche all'Inter l'anno scorso eh. per esempio mm -hmm. E tornano forti Hanno qualcosa in più eh beh, certo. Di quelle che non sono mai state dritte E quest'Arsena è chiaro che poi l'Arsena La storia è contro di lei mm -hmm. però, però lo, però lo vedo per Dell'anno invece di che, never, che, never diventa, eh. che il Nevers Può essere forse. Eh, Chissà Può La, la prossima ci, Altro che la Serie A In campionati sempre drammatici regale, Tra l'altro al Oddio eh. Su questa Serie A Sai che ero un po' indeciso Nella CPN di oggi Ne parlavo prima con Samu Perché devo dire Che alcune partite Del weekend Mi hanno Mi hanno portato a, eh, a, a, una cosa a, forte, a Ad eh? entrare Nel, nel lato scuro Della Serie A 16 squadre Neanche uh, a 18 Inter Serie A Vieni ma, Vieni vieni, <ride> vieni da Pardonne, Come sì, ha detto sì. l'amico Fabrizio eh, Biasin, eh. ha detto "L'Inter Sanità è un grande spot per la Serie ah, A". Fabrizio ha, ha spesso ragione, ne esalto ragionissima. Devo dire che posso dire è, è sarà quasi offensiva in terza Mi dispiace tra l'altro per il direttore Sabatini che vogliamo tanto bene, abbracciamo un amico di Crona che Sarnitana però, davvero impresentabile la partita. Se l'Inter non avesse avuto pietà, sarebbe finita 7-8-0. Ho segnato la lettura delle formazioni, secondo me. Ho visto, oddio, questi mm. giocano tutti i titolari. Vabbè, dai, pensiamo a Salernitana. Non sono tutti ah, i di no, sì. Però, sì, però, sì, però sì, il sì. Verona ha giocato tutti i titolari. L'Inter, e, e il Verona ha fatto una grossa partita. No, certo. Secondo me, non è una giustificazione della forza dell'avversario. Se tu devi farlo diventare meno forte l'avversario, eh, io dico una cosa. Mh. Allora, Mm, ho visto tante partite sanitarie quest'anno, tante, mm. perché spesso, spesso ha giocato in giorni sfasati, quindi mi è capitato di vederla spesso fuori, fuori dagli orari delle 15. Sì. E, mm, male come l'altra sera l'avevo vista solo a Monza con Paolo Sosa, Inzaghi, che, Pippo, che non ha fatto tutti questi punti e la cui squadra certamente non giocava come la squadra di Inzaghi Simone. Però mi ha sempre dato l'idea che la squadra stesse sul pezzo, che fosse nella partita, che fosse dentro. Poi eh, magari invece arriva Liberani e fa tre vittorie la rimette, e la rimette in piedi. In questo momento trovare, trovare una quadra, trovare pace, trovare una salvezza è veramente al 3% come dice il direttore. Eh, forse posso, posso dire che è un po' di meno, forse eh, direttore. Al 3%. Eh, se gioca così... Eh. Sì, no, vabbè, gioca cioè così perché prima partita, due allenamenti, era allenatore nuovo, non so mm. neanche di che stiamo parlando, Farà le sue scelte e magari lo troverà troverà il modo Giovanni la Monza la prossima, eh, la prossima un, è un solo risultato di disposizione davvero c'è una sola possibilità eh, per cioè, vincere saranno almeno sette volte un solo risultato eh, risulta so, risulta. esatto certo non eh, qua, che quando che si è, è salvata era esattamente così sì, alla fine sì, ce, sì, la, sì. Ce, la, ce, la, ce la fece esatto. Giovanni Campagnolo sotto la Superchat ci dice ma Simone Inzaghi con la sua grandissima abilità nei tornei e nelle partite secche non sarebbe l'allenatore perfetto per la nazionale ci penserà tra qualche anno è una cosa che in effetti ci sta anche perché è uno che riesce a creare gruppi sempre molto ma anche la Lazio, è una squadra mm. solidissima nel di gruppo. È vero, è vero. Mi è vero. sembra una roba inevitabile. Cioè, non, Prima so, o poi. non so se quando e come. Sai non me lo vedo all'estero. Mi sembra un po' presente della ave, provincia. A, ho di ho tu, detto di, esattamente della, la stessa cosa anch'io l'altra volta. Il suo ambientino di famiglia. no? Sono d'accordissimo con te. Lo meriterebbe, no? Cioè nel senso no, beh, per cioè, il curriculum che, per che quello che, che esprime: Ha tanto interesse. Però secondo me è lui proprio che non anche non è un colpo estero. Lo, lo fa? fare, un colpo estero lo vuole fare. Cioè, mm. Ma non aspetto, che ne so, altri tre anni all'Inter, mm. dopo un po' si chiude il suo ciclo di, di, di sei anni. Mm. E magari va a una squadra estera, un Paris Saint Germain, che ne so. E poi torna e fa la nazionale a mm. 55 anni. Prima di andare sulla terza sentenza, altra domanda della Super Chat: altro tema che era quasi diventato a CPN. Cosa ne pensate del Genoa di Gilardino? A 30 punti, con 13 persi per ah. gol nel finale. Si può aprire un ciclo anche in virtù della nuova dirigenza? Ci chiede Francesco Fornari. Ciclo per. Eh. Per, per vincere Buone, come il Bologna, come il allora, Bologna adesso, allora si diceva come la Dante, adesso è diventato come il Bologna. Esatto. Eh, però sono esempi che devono stimolare le squadre di esatto. sta classifica a sì. fare meglio. Non servono investimenti miliardari. Il Genoa ha buonissimi, secondo me, principi a livello anche di scouting. Mm -hmm. eh, lo dimostra anche i giocatori che lancia: non so se vabbè, Fraindrop per me okay. è una certezza il campionato, ma ce ne sono altri che stanno, stanno uscendo. Anche la cessione del migliore difensore della corona di destra, mm. e la classifica, Velo Dragosin non ha in minimamente intaccato il rendimento di questa squadra. Che è il motivo per cui dico sempre che bisogna vendere, vendere e vendere perché di calciatori è pieno, è pieno il mondo. Bisogna solo metterli in campo bene, ma di calciatori è pieno il mondo, c'è cioè, proprio qualsiasi offerta fuori budget. Grazie arrivederci. E infatti non a caso l'Atalanta che citavamo prima ma che fa scherzi? esattamente così. Ma lo farà oh. anche il Bologna, per e adesso perché poi dovranno assorbire se andrà via Di Acomotta il nuovo allenatore fanno dei nomi mh, così un po' preoccupanti, tipo ma no no okay. di uno, scusi. no no eh, non vuoi? no eh, Murigno? Murigno no, no, chi è? no, <ride> no. Okay. no non così preoccupante no nel senso eh, non così preoccupante no nel okay. senso okay. Mm, la zanatta ha tenuto ha otto anni cioè, mm. io sono sempre dell'idea che il lavoro dell'allenatore è troppo importante quindi vedi, ti però Tiago scalpita da, da mesi sì, ma tu vendi Zezze e Calafiori no? Mm. E arriva un altro allenatore deve trovare un altro Fiori, un centravanti così forte, così bello, così bravo, così tutto. è un altro cara Fiori, perché poi Lugumi lo vedi, ogni tanto ti regala delle perle, tipo salva il gol sulla linea, ma anche ti fa prendere il gol, il gol del 1-0. Tra l'altro Nandone, Dimmi. ero convinto che tu avessi fatto, per motivi ignoti, eh. la CPN sulla Roma. Eh, no, Dai, allora ne parleremo, ne parleremo nel, poi, Trevi Advisor, sì, sì. nel Trevi Advisor. C'è modo per la roba, esatto? Per, per parlare, parleremo parlare, chiaramente al Trevi Advisor. Prima, però, parleremo di grandi centravanti. <ride> c'è una terza sentenza che mi piace molto grande titolo se mi posso permettere se grazie. Può, grazie puoi eh, permetterti vale. mi eh, posso eh. permettere caro Perché Samuele purtroppo questa vita soprattutto la nostra è un po' una vita da cane o da Ah, sbagliato grafica sbagliato grafica stop mi sbaglio stop vita da cane è no, no, tutto perfetto cane. poi sotto porta sangue vita da cane bello poi dico un'altra cosa alla fine del tuo discorso mia soggettiva Kane, bello Biondo, ricco, forte e famoso. Praticamente Harry Gain senza macchia e mm. senza difetti. Dopodiché scopri che ogni volta che gioca con l'Inghilterra ha un traguardo importante, lo perde, perché anche la finale in casa la perde. Poi sta nella squadra più sfortunata e meno vincente della storia dell'Inghilterra che è il Tottenham. E allora decide di andare io da Tottenham. Vado dove non sbagliano mai. Al Bayern Monaco. È l'unico anno per il Bayern Monaco. Il Bayern Monaco non vince il campionato. Ragazzi, aiutate. Aiutate a regain. Perché nella migliore delle ipotesi non è molto fortunato. E credo che questa cosa... A un certo punto cominci a pesare pure a lui. È proprio il classico: non è vero, ma ci credo. Come può essere che un giocatore così forte, che sia così tanti gol, che sfascia record su record, poi alla fine, quando c'è da stringere, rimane l'attaccante del Tottenham che da 3 a 0 a 60 dalla, dalla finale di Champions. Esce. <ride> non ha mai vinto niente. Ha perso l'europeo, il mondiale e tutto quello che si poteva perdere nella vita l'ha perso. Se perde il campionato Bayern-Monaco, secondo me, anche a livello mentale. Ci giochiamo a righe. Ma se rifarà farà con l'Inghilterra, gli europei? <ride> sicuramente ero ironico. No. no, vorrei fare un appello, visto Vai. che in questo vi no, suggerisce un anagramma. Si è stato smarrito un attaccante. Si chiama Moise <ride> Ken, è sparito da mesi. Non sa che me l'abbia fatto. È vero, Problema che fatto. è vero. La è l'unica dichiarazione degli ultimi due mesi. Era anche arrivato in nazionale Ken a novembre Non segnava Non segnava Ma era comunque un giocatore Anche titolare alla Juve Si no. sono completamente Perse titolare, le tracce eh. Non si sa cosa, Juve, cosa abbia L'uomo con la Juve Vince Diverse ha fatto vincere Juve Verona in mm. netto Beh, del rischio. Io ammetto che mi sono fermo. Ma problema alla tibia, è e il Tritico eh, non l'ha preso esatto. proprio perché questo infortunio eh. lo portava fuori fino alla metà di marzo, e, di e quindi si, si è rotto. un No, un colpo, osseo. Un colpo mm. osseo. osseo. Se ho capito bene, sarà stata una, Ma... botta. <ride> una? una botta. Una botta sarà stata, sì. E <ride> sì. Io continuo a pensare che sia un buon attaccante, ovviamente. Poi, dopo a un certo punto, deve giocare. Non gioca. Al di là del fatto che proprio l'assenza totale di informazioni. Che sia un buon attaccante, non uno per il quale metto a sedere Vlaovic. Ma era entrato ampiamente nelle gerarchie, È È successo. Tornando al Bayern Monaco, ho avuto la fortuna di fare Lazio Bayern da bordocampo e ho visto Kila. Annullare Henry Kane, ha fatto una partita incredibile. Posso dire no, che Gilare ce l'ha detto in tempi non sospetti. È vero, questa è vero. cosa. Che Killara era un giocatore molto forte. Veramente la... bravo tra l'altra sera e, e l'altro giorno con, uh, con il Bologna mi è sembrato veramente un giocatore mm. wow! E devo dire, altro giocatore mi è sembrato finalmente in ripresa, Ciro Immobile, mi fa piacere, mi... anche col Bologna sembra abbia fatto una buona partita, non è no, un fatto una buona... anche col Bayern, se una... sempre in ripresa eh. perché entra come un Caterpillar sul rigore di Saxen col Bayern, Monaco, mm. Mm. quindi in qualche modo intruppando e ce la fa. Ma soprattutto perché il gol che gli viene annullato è proprio il gol di immobile. Esatto, Mobile. il gol cioè, suo no, no, eh, esatto, no, cioè, eh. Disegnami un gol di immobile, esatto, sì, l'imbucata dentro. poi io eh. lo dico: qui a me piace tantissimo Isaac. la prossima fa 10 gol. Sono d'accordo a 100%, eh, bisogna raccomparti eh, per farlo no. mettere centrocampista mm, a Eh, non credo. Eh, no, no, no. Soprattutto se va via Felipe Anderson come pare, eh, mi sembra già suo il posto. Che Golzolini è centrocampista. Isaac se è attaccante. Io una no, posso... Tu che hai i voti tu che comandi tu che le regole, tu che muovi i fili del Fantacalcio in Italia. Fai qualcosa. No, Se no, metteranno gli 0,25 sui voti, capirai che conto qualcosa. Fino ad allora ah. non conto niente. Ah. Siamo <ride> pronti ah. alla ah, esattamente rivoluzione: basta la rivoluzione di Trevisan. bisogna mettere 0,25 perché anche l'altra sera, Inter Salernitana, avevo pochi scarti per differenziare le prove dei giocatori. Cioè, volevo mettere 6,75 e non 6,5 a Pavarra, per esempio. Capito per fartene capire una, volevo mettere eh, 7,25 e non 7,5 ad un ma si può fare, non c'è la eh, media Ma basta sì. farlo, basta eh. fai la somma e arrivi sì, uguale. Sì. Cioè, sempre 72 deve arrivare, sempre mm. 66 deve arrivare, cioè, si, si potrebbe tranquillamente trovare la, la soluzione, ma è un modo fantastico per differenziare le partite dei giocatori, se no, devi dare 4, 6, 5, 6, mezzo, 2,5 e mm. mezzo, capito? La rendi molto meno piatta con lo 0.25, ma sta. la mia battaglia di anni in cui nessuno mai vuole. <ride> Uno come dice tanti. se faccio poi 65.75 ero male, dice giustamente Lorenzo di Gennaro. Che si fa in... Se perdo per 0.25 eh, perdo per per la testa. È uguale, il concetto non è che cambia. Ah eh. Eh, insomma, però è una bella battaglia, questa mi piace, mi piace. Mi piace quasi come il tuo Trevi Advisor. E allora, Advisoriamo. Advisoriamo. È il primo bis che fa... Il, sì, il primo bis, La gran bis. voce però richiesto come com canzone Advisor di oggi è come il track advisor di due mesi fa, <ride> e cioè riguarda Oisen che è, è difensore della Roma, ma di proprietà della Juventus. Come sapete, che alla Juventus, nel 90% dei casi, tornerà. Ma ne parlo per usarlo come grimaldello per dire diverse cose. La prima è che vedere giocare Alessandro nella Juve e Oisen nella Roma mi fa pensare che c'è qualcosa che non quadra proprio nella gestione della Juventus, e, e l'avevo accennato anche in precedenza. Poi mi, è, mi, mi piace parlarne perché. Ieri ho dovuto dare 7 nella pagella ad Oisen perché ha fatto un gol da 8, ma la partita era da 5 mm. e mezzo mm. perché aveva fatto una serie di errori uno dopo l'altro. Secondo me, innervosito dai famosi fischi, perché lui doveva andare al, mm. al, Frosinone. al Frosinone. Non mi è piaciuto molto di Francesco, che lo ha molto preso di mira alla fine della partita. Mi è molto piaciuto invece De Rossi per come mm. ha gestito anche quella, quella situazione, sia accusando Oisen per, di, di aver sbagliato, sia mm. dicendogli ma. Poi paga lui perché io lo levo, mm. perché prende l'ammonizione, perché sta giocando un primo tempo in difficoltà e tutto quanto, quindi io lo tolgo dal campo. E diciamo i ragazzi vanno accompagnati verso una crescita. se è un ragazzo fortissimo, veramente fortissimo. E se mh, non, non, non vengono aiutati i ragazzi possono anche perdersi in per strada pure se sono fortissimi di è nel caso perché ha una testa eh, scandinava e mi sembra sinner per certe cose quindi non credo che avrà problemi a fare carriera però l'accompagnamento dell'allenatore è importante e torno al grimaldello per cui mi serve hozen e cioè l'importanza dell'allenatore de rossi sembra essere arrivato con come si chiama quello che fa libera Ah, il defibrillatore bravissimo col defibrillatore Tabu, per sembra. salvare i, i giocatori della Roma. Quindi Spinazzola che non, non camminava, l'hai visto 3-4 volte con l'Inter strappare e, come un... Pazzo. Smalling, un trato smolling addirittura. Smalling addirittura. Non riesce proprio... a <ride> Però stare bene, come l'undertaker uscito fuori smalling, dalla cripta. Eh. Anche Smolling tornerà a <ride> giocare a calcio, <ride> ma io mi volevo concentrare su Spinazzola, su El Sharawi. <ride> E su Paredes, eh, parede. parliamo ah, di Paredes. Paredes. Ha fatto parliamo una partita di Paredes. L'invita all'Everkusen che a pareva Rotterdam. Rodri. E a una Rotterdam, cosa... scusa, ho detto all'Everkusen, perdonatemi, uh, uh, a Rotterdam. Uh, Paredes ha fatto una partita che sembrava Rodri, cioè sembrava, O forse sai che sembrava, De Rossi. Davanti <ride> alla difesa si abbassava quando attaccavano gli altri, si alzava, impostava, menava, cantava, portava la croce, ha fatto qualsiasi cosa. Era Una partita molto difficile per loro perché Feyenoord gioca molto bene a calcio e ha dato continuità a Frosinone facendo una discreta partita condita dal, dal rigore e ha fatto bene anche la gara precedente io ho visto Paredes alla Juventus ragazzi non si poteva guardare ho visto Paredes alla Roma fino a prima di De Rossi non si poteva guardare l'allenatore è determinante Paredes è un tipo di calciatore che ha bisogno che gli passino 140 palloni a partita per i piedi per poter rendere con Allegri e Mourinho non succedeva e quindi bravissimo Oisen che ci ha dato modo di fare tutta questa <ride> fantastica disamina però deve stare attento, Hoisen, a diciamo, immagazzinare tutto quel talento e quella gioventù nella maniera giusta. Il gol è un gol bellissimo, bellissimo. e dà la vittoria alla Roma a Roma in un primo tempo in cui il punteggio corretto era Fusione 2, Roma 0. Stavo per dire cosa. Sì, Perfetto. Sì, sì, sì. E concludo la vicenda a Roma dicendo che lunedì abbiamo parlato del fatto che se ci fosse stata grande personalità di De Rossi avrebbe dovuto fare una scelta su Rui Patricio. Beh l'ha fatta e mm. ha avuto grande personalità, secondo mm. me. nel farla non è difficile, nel senso che tra un microfono e ripatrice è meglio un microfono in questo momento, per cui non era difficilissimo capire che Svilar era meglio, Svilar mm. è riuscito 3-4 volte a Rotterdam sì, in una maniera sì, incredibile. Sì, e l'ha sì, rifatta a Frosinone, sì, certo, certo, dove sì. fa una parata, ne parliamo dopo. E, mh, concludo dicendo sul discorso dei Rossi, che in un paese molto cencelliano, dove era facilissimo dire. Sì, no, ho tolto Lukaku perché giovedì Cerfeglio del ritorno gli ho tolto 45 minuti. L'ho tolto per scelta tecnica. L'ho tolto perché palleggiava male. L'ho tolto perché ha giocato male. Forse è una cosa che nel lungo periodo gli creerà problemi con i giocatori, gli creerà problemi con la comunicazione, non lo so. Quello che so è che l'onestà, la franchezza e il modo con cui De Rossi parla di calcio a me fa impazzire. Devo dire una cosa su De Rossi, che secondo me non è. Non so se è calcolato o genuino, il modo in cui De Rossi affronta le questioni borderline, quella di Aisen, per esempio, dell'esultanza, mm. dell eccetera, è opposto a quello di Mourinho. Vale per Roma Inter gol di Acerbi, dove mm. aveva detto sì, e vali, tu è buono. Per me sul gol di Ausen, vedi anche la Asmon che chiede scusa. Sì. Io mi sono immaginato la scena con la vecchia gestione e col contro di panchina urlante alla contestazione con Di Francesco Risse, come capito Roma Monza Palladino, certo. mi sembra che tutto questo conte contesto e contorno sia cambiato da così a così credo che De Rossi lo faccia anche un po' apposta perché vuole marcare anche la differenza però, avendolo la dif visto vent'anni di dichiarazioni sì, 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 ma cioè sempre è sempre stato è visto, così eh. gli, de Rossi è, come è perfettamente lo credibile nella mm. parte però secondo me molte volte calca un po' apposta la differenza senza mai citare, senza mai dire io eh? Però su queste cose che sono questioni legate al comportamento, al temperamento, all'ambiente, all alla temperatura della partita, cioè vedere un giocatore che chiede scusa per un compagno a uno sì. stadio intero, e secondo me come non lo vedevamo. Sì. No, no, ma... No, ah ma... sì, sperava il posso... contrasto per dare l'idea. De Rossi posso... la rivoluzione, sì. come, come oh. alle Ivers, sai chi era? La... The Truth. No, era Kevin Garnett. Sì. La rivoluzione, mm. sì, è la, è la rivoluzione, la allora, Roma è, un è completamente un'altra cosa, poi può andare bene, può uscire mm. col feno può arrivare nonno come stava con Mourinho, io non lo so come andrà a finire, mm. so solo che vedere la Roma oggi e le conferenze stampa allegate. È una roba che a me è molto gradevole, vita le, gradevole. Le, eh, le, beh, le conferenze Mourigno erano male, però, Sì, non nel, erano nel genere È un po' diverso, nel, altro nel, genere, nel un altro nel, nel genere, cosa nel è un altro è una genere. Mi piace. <ride> <nella> polemica, <ride> <cosa> <ride> <ti> piace <ride> il piace. Mi 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 piace. A me non è piaciuto tanto no, è piaciuto come l'hanno trattato perché, dai, la non, eh? ma dai, posso dire, ok, eh... che cosa avrà fatto mai di io? A un certo punto che pensavo pensato la un ce... sua parola: sì, frase, è no. vero, ha sbagliato, cioè, no, ha sbagliato. Scusami. Oddio, eh, eh, quante volte nel calcio Poi. succede che tu devi andare da una parte Beh, Poverino, la, poverino, l'ha chiamato la Roma Non è che l'ha chiamato la, non lo so, non voglio fare nomi L'ha chiamato una squadra eh, top sì, sì, sì. Giustamente per giocare squadra nella squadra top eh, non, so, la, non è che l'ha chiamato la Cavese Che salutiamo primi a più dieci, grandissimi ragazzi <ride> 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 Però <ride> voglio dire <ride> E eh, che cosa fa? Cioè io a un certo punto credevo avesse fatto il dito medio In realtà ha zittito lo stadio che lo stava Poi fischiando via. Eh, va bene, dai Ragazzi, si sì, è visto Palotelli esatto. è solo così. solo così. Eh, si è visto molto. Addirittura Azmon ha dovuto chiedere scusa per lui che cento sia, volte. Da anche così. No, no, dai, che... tu, ma, tu ma esagera. Davvero un'esagerazione enorme. Anche, vuol dire, di Francesco che passa dieci minuti a parlare di questo Mamma mia La sinistra riparta da smurdo La sinistra riparta da smurdo Ma infatti <ride> mi, mi piace che tu lo sottolinei questa cosa Perché ho sentito più Dai. appoggio per Acerbi Che ha mandato a fanbagno i tifosi della Roma Che però ha fatto una cosa molto nordica Ma allora, lo fanno tutti, tutti elegante. lo fanno ma sì, ma sì. Qu Quanti esempi vuoi ma poi, di giocatori ehm... che zittiscono? anche stagli. per come dire per par condicio se tutto uno sono i miei fischi avrò diritto a fare una volta faccio un gol per... appunto appunto eh, appunto cavolo okay. faccio un è... gol di de, de gol della vita di de niente gl sono gladiatore. esatto ah, gl gl io, 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 calmo, io calmo, ci tengo guarda. tantissimo dai. a dire questa cosa perché che trattassero dai. i giocatori come degli esseri umani dai, sì, non dai. sono delle cavolo di macchine dai. se una persona ti insulta per strada Nessuno resta in silenzio e loro lo fanno di continuo. Sono insultati da 5.000, 10.000, 20.000 persone. Che la hanno gente... la possibilità di riprendersi sai... un attimo, ma neanche così. Il problema, scusa, scusa. Il problema è sempre il pulpito, il branco, la gente tutta insieme. Perché vorrei vedere. Quanti di questi che contesta Moisen nella proposta di lavoro tra i certo. soldi di sto i soldi certo. della Roma, certo. i soldi di Tizi, certo. soldi di Caio. Poi dopo non farebbero la stessa cosa che ha fatto Audio. È, è come le polemiche sui sui social, no. Che tu poi dopo te rispondi: Ah, mai detto! Ah, tu capito? Cioè prima ti insultano e poi se rispondi e eh. incazzano E È un win-win, capito? E ti dico, una, in una risposta tutto sommato civile. Cioè, nel senso, ah, sì, io no, no, mi ricordo un ibra che risponde ai suoi stessi, suoi tifosi, stessi tifosi, tifosi facendo molto peggio, certo. insomma. Quindi. Vabbè, vabbè, insomma, parliamo di cose belle. La giocata, allora, la vabbè. giocata Samuele. Giochiamo. Giochiamo. Aspetta, eh? Che giochiamo? Ah, giochiamo. Mio... Eccoci qua, la giocata non è foloruncio di poco, veramente di poco. Non mm -hmm. è Zirkse di pochissimo. Ma ho voluto premiare per una volta una categoria di cui si parla poco. Ma siccome è stata la domenica di Miles Vilar che ha salvato la Roma in tutti i modi possibili, in cui uno può essere salvato, direbbe Rose del Titanic. <ride> Eh, mi piace sottolineare che la sua parata e la parata di Skorupski su Isaacsen sono mm. due parate Giulio Cesariane al mm. Camp Nou 2010 vero, 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 vero. Troppo simile il tiro Troppo simile il fatto che fossero entrambi mancini Troppo simile il tuffo sul lato debole Troppo belli gli interventi di Svilare e di Skorupski, Skorupski. Ed entrambi non hanno fatto solo quello. Perché Scuolup si è fatto un altro paio di interventi belli. Svilla ne ha fatto uno, ma determinante su un mischione in area di rigore. Anche lì uscendo, aggredendo e togliendo spazio e tempo. Mentre Rui Patricio, non avrebbe ancora capito cosa stesse accadendo nella sua area di rigore. Quindi la cosa che voglio dire è: premiamo anche i portieri ogni tanto, perché mm. è veramente il ruolo più infa infame del mondo. Sbagli una volta, eh, Provedella sta facendo una stagione stre oh, strepitosa. Mm. Ha fatto tre errori a Verona, Salerno e con e il Bologna. Con il Bologna e subito, ah, proprio, proprio, è la costruzione dal basso. Poi quelle altre dieci volte che escono e vanno in porta, però non ce lo ricordiamo. Eh, a proposito di portieri, Carne e Secchi per due rigori nella, nella, uh, nel weekend. Detto, una partita dove è successo, io eh, devo dire la verità, nelle, nelle delle dieci partite ho bucato quella mm. e quelle del, diciamo, Dele 15, con, 15 mm. Mm. del 2, poi ho visto gli highlights, sono impazzito. Ma che... Ma come ha fatto non a non segnare scamacca? Eh. Quando consigli gli prende la palla praticamente a porto vuota. E fino a molti che gli para, perché di solito sai, dice c'è cioè il mind game, gli lo ritira dalla stessa parte. Mm. E quello ha fatto. Eh. Invece gli ha fatto. Tic-tac. Sì. Anche per questo motivo in questa giornata hanno fatto gol più giocatori olandesi che giocatori <ride> italiani, sei gli italiani sbagliano due rigori e eh, non c'è una porta vuota. Zirk Noslin, Zey, Backer, Noslin, uh, Oijen e, e me ne manca e uno Dumfries, sei. Dumfries Backer, certo. che ringraziamo per l'assist a Scalvini che 75 ah vabbè ringraziamolo eh. sempre effettivamente dai ma Svilar è diventato il titolare sì. secondo me è fatta sì, anche l'ambiente spinge chiaramente mm. mm. De Rossi conosce bene l'ambiente e spesso lo ha secondo guarda io far... credo che se De Rossi avesse voluto cioè diciamo entrare a gamba tesa in una situazione in cui si giocava di meno perché De Rossi si sta giocando la carriera eh. cioè questi 4 mesi si fetta. sta giocando sì, la sì, carriera sì. perché dopo la SPAL fare male qui vuol dire ripartire dalla Serie B fare mm -hmm. bene qui vuol dire nella migliore delle ipotesi ti conferma la Roma nella seconda ipotesi migliore vai in una squadra di Serie A bella mm -hmm. bella credibile quindi si sta giocando tanto se non si stesse giocando tanto secondo me sarebbe entrato, avrebbe detto Ripatrizio: guarda grazie del, dell'operato trova di una squadra a giugno adesso gioca a Sviller perché anche da quello che mi raccontano dagli allenamenti i compagni di squadra e tutto quanto Svilar ha la fatta fruizione lo fa in allenamento mm. tutto il tempo da mesi mm. e quell'altro è il portiere del subito tutto il tempo da mesi quindi capisci che non era una scelta difficile. Mourinho è riuscito nell'impresa di non farla, De Rossi ha messo quattro partite l'ha fatta San Siro la sua ultima partita. In realtà gioca Svilar col Milan, poi era tornato però lui Patricio col mm. Verona alla prima di De Rossi, quindi c'è stato questo brevissimo è stato un piccolo interregno. L'altra domanda che mm. devo farvi, eh, visto mi, da, mi date l'assist di Skorupski. Eh, Bologna lotta Champions. Sì. Ci siamo sì, eh. ci siamo anche perché c'è credo... la possibilità del quinto posto esatto, eh? e, credo, e credo poi Giuseppe ci farà il conteggio del, il ranking. del il ranking, ranking, ma credo che ci siamo quasi. parlare di Champions League. E delle meraviglie del Bologna. qua siamo arrivati a fine ottobre. Ah. <ride> cioè sì, credo che credo certo. che non ci possono proprio dire da Bologna. Beh, e non no. parlare del Bologna. Siamo arrivati due volte. Abbiamo divaio. L'abbiamo intervistato. Abbiamo eh, di vaio. A proposito, Sam, noi dov dovremmo quasi lanciare, no? Va bene, va bene. Allora andiamo avanti. Andiamo la andiamo rubinetteria avanti. piena. Andiamo avanti e andiamo, okay. andiamo con l'apertura dei rubinetti. Apriamo allora i rubinetti. C'è un'ora e mezza. È di più. pure, Anche di più. Fate la vostra domanda in chat, amici, vi ascoltiamo. Eh, di che ne pensate di Gaetano. Perché mi bullizza e dice di più che non è, è, no, è spaccato. Gaetano Gaetano. Come da canzone di Riga Il nostro amico Galcutta. Calcutta, Calcutta Gaetano. Cal Gaetano. Gaetano mi ha detto, mi ha detto che andiamo nel ghetto eh. Esatto, esatto. Domande, sì. domande. Gaetano è un bel giocatore. Vero? Gol bellissimo di testa, non esattamente la sua specialità. Giocatore che sta cambiando lentamente, in realtà. la faccia, faccia offensiva di un Cagliari che rimane. Po arrancante, anche se ieri il secondo tempo ha dominato. E siccome siamo in buoni e non siamo cattivi, non diremo che ha fatto più gol da solo di tutto il centrocampo del Napoli. Ah, ah. ah. Zilinski, ovvio. Madonna Zilinski, Anghisa 1, Borda 0. Eh sì, gente abbastanza autunnale in questo momento, Gaetano che un, cioè, sai, in questi casi le salvezze te le giochi anche sulle 4-5 partite che fai bene. Ricordo Verdi a Salerno che fece 3-4 partite di fila da, 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 da quasi da, da nazionale. E dunque Gaetano, se segue il floranieri, e ieri il punto di ieri è un gran punto di ripartenza per il Cagliari, perché se avesse perso era sotto un treno. Invece, aver giocato anche bene di personalità, rimontando a Udine, apre secondo me uno spiraglio anche un Cagliari così in difficoltà, soprattutto in difesa. Mio e primo... Gaetano sta facendo tutto lui, ha fatto gli ultimi due gol del Cagliari. Il Lucca ha fatto una cosa bellissima e si è mangiato un gol incredibile. Quella bellissima è di destro al volo con una mm. mano mia da destra, la giocata mm. di destro, che se fa gol veramente mm. caldo mm. lo mm. stadio. E invece di testa è volato su una palla crossata in mezzo e con tutta la punta sì, non l'ha già non i non suoi gol. Quelli, tra l'altro, gol sì. classici di Luca sbagliano. È un po' fermato, Luca. No, ci crediamo ancora. Io ci continuo a stracredere, stra eh, un, un po'. Ludin, Ludinese ha perso una buona occasione col Cagliari però vinto a Torino, fai eh. 4 punti juve cagliari. Secondo me è soddisfatti. Fai sì. molto bene. Non è, non è che ripensate il bello, Palermo? Bello Palermo 94. ha preso il, cioè, il, il miglior acquisto del mercato generale non è Strefezza, ma è, Ranocchia. Ma è Filippo. Ranocchia, Ranocchia. Gran Belgio. Giocatore per la B e non solo, mm, mm, mm. che vedremo in A l'anno prossimo, anche lui della Juve che sta avendo un impatto eccellente con la categoria e con la squadra, Palermo zitto zitto ma mica tanto, la squadra di Manchester sta City sta quindi, e lì ed è grande Bagar per il secondo posto, davvero bella la Bagar, che sono squadre anche ricche mm. per il contesto, il Como, il Venezia, il, la Sacre Monese, la squadra sì, sì. che sta bene, e il Palermo, una bellissima battaglia e due di queste non andranno in Serie A, e quindi forse anche tre, chissà, e quindi gran volata per la Serie B, bel campionato, bel campionato con Parma, parma, andato, parma ormai è andata, è il centrocampo del, del, del Palermo che sta facendo spesso la, la differenza. No, quando non è Segre è, è Ranocchia. E mm. so, arriva sempre da lì il rinforzo per, per Bruno Risas. È vero. Poi di Francesco. Giocatori nah, tanti giocatori interessanti. Certo. Certo. Il bollucione, Il L'esperto la... di promozioni. Certo. Vai Sam. Vogliamo un attimo all'estero perché ci chiedono un parere su Xavi Simmons. Cioè, Beh, mi detto, lo so, sa, lo sapevo. Sì, 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 ho fatto, fatto, fatto già. Come no? Ma un anno fa forse sono, sono pazzo, diciamo. Sì, sì, pazzo, 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 pazzo per <ride> Gesù, proprio pazzo. <ride> veramente <ride> E, e voglio dire una cosa: visto Vai. che la domanda è molto intrigante, e molto interessante. Dopo la partita con Real Madrid, in cui, come avevamo ampiamente preannunciato, Real Madrid ha sofferto le pene dell'inferno vincendo col proverbiale. Culone Champions Leagueistico di questa squadra, <ride> pensavo che... facendo un giro di parole, no, eh, oh, è, dritto, è dritto, dritto per di dritto per non farlo. <ride> e, uh. e a partire, a definire come fossi, non nome più tempo: 2-0 per il Lipsia, fino a 0-1 per motivi che non hanno niente a che fare col terreno, ma non di gioco. Proprio col mm. eh? e, e ho sentito delle grandi bocciature, delle grandi bocciature per Benjamin Scesco. Ah, Io già, vi già. aspetto qua. Ho fatto gol, peraltro, ho annullato, per per annullato senza misteriosi. logica mm. rispetto a quello che avevo visto a Roma eh. Inter, ma saltiamo, <ride> sennò no devo parlare anche di quello che ha detto mm. Rocchi a open bar. e Su. Non mi va. E, mh, la cosa è, Beniaminsesco, ragazzi, è un mostro, non è un attaccante forte, è un mostro. È una specie di via di mezzo tra Geko, Lewandowski, eccetera, eccetera. Quindi, fate i bravi, vi prego, perché... No, non segna, no, ma mezzo giocatore. Allora, ah no, ci, ci rivediamo qua tra sei anni e se mm. Cesco non gioca in un top club, io metto, esco e prendo uno fuori a caso, lo mettiamo qua. Eh, sei anni così tanto. Cesco e torniamo. Cesco. Anche <ride> quello anni. vostro. Cesco o non se Cesco? E sfruttano la super chat per chiederci cosa ne pensiamo dell'Atletic che ha battuto questa sera anche il Girona 3 a 2. È ah. un atletico che abbiamo visto anche su cronache di Spagna, Ha un grande allenatore. Atletic non lo seguo assiduamente. Ma Valverde è garanzia di, Beh, certo. di regolarità poi e... a me, soprattutto per quella fascia lì. Cioè, eh, secondo sì, me, a Barcellona sì. era un filo troppo. Certo, e e un guidolin, un è un guidolin bella chiamata poi ha un meraviglioso i fratelli Williams bella sono bella, sempre bella, sempre, sempre è... interessanti la Champions sì, sì. <ride> la Champions da A quanto dista da... Tre eh di sì, dovremmo un attimo vedere vediamo al volo Girona, penso, non penso venga risucchiato così in basso anche se penso. potrebbe avere contraccolpi allora la Liga 7 punti Atletic Girona 7 punti eh, eh, a eh, posto, è, a eh? Eh, è a due punti all'atletico ha ho preso, preso un momento di se... attenzione Girona, che come, come cioè, dire, a girone adesso perché non possono schierare Alexandro, ma il trend mm. del girone è quello può eh. avere il vento in faccia ogni eh beh, tanto. Beh, ci starebbe, no, ci starebbe sì. pure no no dai eh, beh, però, un crollo troppo penso una bella sia, storia, sia normale speriamo che regga per me già andare in champions è una roba incredibile Vai Samu, altre ci domande? Chiedono, eh, se l'Inter può fare triplete in due anni con Inza, Addirittura. In due anni? Sì, cioè, nei prossimi lo, due lo anni. Ah, triplete, vincere, no. vincere, vincere. Così, luta, è una cosa insomma. facile. Dice, che ci vuole? Dai, no, Beh, per, per me no. Sicuramente no. Ah, però, però io dico, quello che dicevo prima, secondo me l'Inter può andare di nuovo in finale di Champions League. Non so se la possa vincere, eh, però... Che poi si, si pelle si pelle. in Real Madrid eh, la stessa pagina, eh, Esatto, esatto. Ci cioè, vorrebbe Patrick Kluivert per uh, provare... Per, quale, per, quanto, per quanto vabbè che poi il Real è in Champions è sempre la scuola di Real. il Real. Real mi sembra più battibile del, del Manchester City. Siamo sì, ma non lo ricordo, so. però lo vedi che succede, no? Eh, non non la gola a 2 finisce il 0 a 1. Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Ricky, vengo diretto da te perché ci chiedono se Beltrán è meglio da sottopunta. Per me è meglio da... A due titolare punite. sicuramente la titolare allora, come abbiamo già detto deve giocare in un attacco come gioca l'Inter a mm. due, poi dietro, avanti sopra, sotto, come vi pare cioè, Beltran è comunque arrivato a sei gol in una squadra le cui gli attaccanti fanno una fatica indicibile a fare gol in una squadra che ogni settimana non sanno come giocheranno perché siamo a 140 su 140 Giuseppe dalla regia mi confermerà le formazioni iniziali di Tutto vero. Il Demone del Sistema italiano, mm -hmm. e chiuderà la sua stagione italiana, secondo me, con 10 gol fatti molto spesso con furbizia. Ma quante è adesso? È ah, a 6, a metà febbraio 10, buon, buon, buon risultato. Buon risultato, uh -huh. vista anche le difficoltà, visto che gli hanno fatto giocare con eh, Zola, hanno fatto giocare fuori ruolo, hanno fatto stare molto in panchina. però secondo me, Beltrán era... Beltran e... e Belotti insieme, non per forza. 2-3-1, mm. ma anche affiancati sono una coppia che può regalare la Fiorentina a 30. Volte. Posso dire una roba brutta sulla Fiorentina? Mi è un po' stancato. Non <ride> <Ho> capisco. <ride> Onestamente, I know that feel. No, cioè, nel senso. Eh, cavolo ogni volta che deve fare quel passo in avanti è una squadra che poi alla fine ti delude sempre no? te lo dico con, con, con rispetto però cavolo sempre hanno, così no? che l'hanno trascinata fino a Natale stanno mancando Buonaventura è un po' in rottura con la società Gonzales non si è del tutto ripreso all'infortunio, e sono i due giocatori più forti anche Arthur è un po' arrancante negli ultimi ultime settimane e spesso va anche in panchina adesso ieri hanno giocato Mandragora che non è esattamente un fine dicitore mm. accanto a Duncan e eh, così è una squadra che ha sempre qualcosa che manca, e poi magari si riprende. Secondo me, le coppe le continuerà a fare sì. Bene. Quello sì, però sai, però... il campionato. Ah, Quest'anno, dove, dove il quinto posto potrebbe avere la Champions League, sta no? mancando qualcosa eh. che non sembrava poter mancare così bruscamente a un certo punto. Mm. E forse anche un po'... po' italiano, si è un po' incartato. Però, in però giudicherei alla fine, nel senso sì, che sì, sì, la sì. certezza che ha dato italiano da quando allena in Serie A, questo è il quarto anno è che lui sì, doveva sì, salvarsi sì, con sì, lo sì, Spezia e sì, si è salvato, doveva portare la Fiorentina dalla, dalla lotta per non retrocedere all'ultima giornata a qualcosa in più ed è arrivato un momento in Champions League se non gli portano via Vlaovic in corsa, ha fatto finale di Conference e finale di Coppa Italia, è dentro in Conference e in Coppa Italia anche quest'anno e quindi per ora il lavoro è ultra positivo. Poi mm. non sono un fan delle formazioni diverse, lo sapete quanto detesto eh, certo. questa cosa, per varie ragioni e, e che... La prima delle quali è che non, non, non avere continuità di, di gioco, non avere un blocco base, secondo me non è, non è positivo. È, è vero che il calcio si evolve in tanti aspetti, secondo me nella formazione titolare o prossima ad essere titolare mh, non si evolverà mai, cioè c'è bisogno di un 11 un tipo sul quale fare qualche variazione sul tema o anche in corsa, ma non di partenza. Mm. Siamo, altre due domande? Dal. Ci chiedono <ride> cosa, ne, cosa ne pensate del Sassuolo? E se forse è il caso di cambiare allenatore a questo punto? Eh, il Sassuolo non. No. No. Eh, eh. non ha l'urgenza, non, non conosce il senso del pericolo secondo me non, eh, ma adesso non dovrebbe eh, non sente l'odore lo della paura come le api n lo eh. sa e lo confonde con <ride> esatto. le difficoltà e anche il suo relatore fa parte di questa, questo difetto non ha mai lottato davvero per ritornare. il traccare il Sassuolo non era negli ultimi tre posti della classifica in un giorno di ritorno dal primo anno di serie a 13, cioè, in dieci anni non ha mai davvero lottato per tracenare a marzo a febbraio mm. non essendoci abituata è un pericolo perché si finisce, si finisce in trappola e anche la partita di Bergamo iniziano Inizia già sapendo di, di perdere, non opponendo una vera resistenza. Poi manca Berardi e hai tutta la fase offensiva um, saltata. È difficile anche se i giocatori li ha per, per far punti, evidentemente, però sono tutti un po' depressi, bloccati, annoiati, svogliati. Penso a Bairami, penso a Pinamonti, all'Orientè, che è completamente sparito. Ha fatto un gol questa, l'Orientè. È diventata, la mia, Scesni, è diventata la mia sesta punta su sei a fantacalcio <ride> E quindi è una stagione deprimente. Non ha nemmeno un ambiente come c'è la Verona o Cagliari che può trascinare il, la squadra alla salvezza. Dico questa cosa un po' forte, ma capitemi: il Sassuolo è gufato da tanta gente che lo vorrebbe in B perché non esprime valori, emozioni, sentimenti. Però sta giocando esattamente in quel modo, mm. quando gli danno ragione asettico, ai suoi detrattori. Asettico. Perché è una squadra che non sembra avere nemmeno l'ansia: è una squadra mm. che si sta lasciando un po' sgonfiare dalla, dalla depressione di questo momento, che poi durerà perché non vedo un Sassuolo nel lungo periodo che si risollevi l'anno prossimo quindi... non so ci vorrebbe una cura davvero Beh, forte che... il Nicola della situazione ah, okay. il sassuolo però non lo può prendere eh, quindi bisognerebbe cambiare allenatore eh sì per prendere però Grosso chi? Ah, so. nomi. tu cambieresti il Grosso trevi. è stato oh, mm, valutato sì, stato l'ho sentito sì, sì, certo sì, sì, mm. sì, 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 sì. tu cambieresti Trevi mesi fa ok mesi fa Sapete come la penso? Per me, tanti errori: tre soldi, le scelte offensive, il poco spazio ad alcuni giocatori, la, la, la ripetitività anche di, di, di certi errori. E il pensiero generale che ho è che, comunque, quando tutti dicono, senza avere grandi idee, del mondo del calcio: Ah, ma Sassuolo è facile, fanno bene tutti. No, Sassuolo fai bene se sei capace, se non sei bravo, non fai bene. E tra l'altro, arrivare dopo De Zerbi. Quindi prendere una squadra che aveva tutto un lavoro dietro e funzionava e andare costantemente al ribasso è un'operazione che, che è riuscita a Garzia, a Mazzarri e questa gente qui. Quindi non è un, un bel marchio nella carriera di Dionisi secondo me. Cioè mm -hmm. riuscire a dopo Zebbia e fare male era una bella impresa. Sam, ultima domanda? Sì, l'ultima. Un parere su Valentin Carboni. Ah, Valentin Carboni, forte è un'altra delle oh, grandi battaglie, però si è un eri. po', po eclissato. No? Tutto il Monza, forse. Sì, in realtà, poi, ieri oh, ho visto partita. alcune giocate ah. di, di livello dei giocatori del Monza, non di Valentin mm. Carboni. però secondo me ha bisogno di trovarsi in una situazione dove eh, è il giocatore da cui si va. Non mm. so come dire, cioè, come... E la palla passa da lui. Eh. Torniamo al discorso della yeah. titolarità e di quanto è importante. Mm. Noi stiamo dicendo che Zirizia sta facendo bene. Oh, Zirizia ha fatto tutte le partite tranne una, la giocata, però, tutte le partite. E avere a ah, 21, mm. 22, 23 anni quella serenità. Panetti Caponi è ancora più giovane, quindi c'è spazio e strada per, da poter fare. Però uno cresce quando gioca, uno cresce quando sbaglia, uno cresce quando ha fiducia dietro. Giochi, non giochi, fai la mezzana, fai la punta, fai sottopunta, poi non giochi, poi fai 30 minuti, poi fai 7 minuti. Cioè, è difficile crescere in questa maniera. Anche nella, nella discussione, entrava con l'Inter, entrava 6 eh sì, sì, minuti eh. Nel, con l'ambascia no, cioè, con con assoluta, sì, sì, eh, certo. quindi è molto complicato crescere eh. in questa maniera. Vorrei vedere eh, Valentin Carboni. Eh, seconda punta vicino a Lucca mm. 38 partite Ma Gianluca ha una bella chiamata Ultimissima domanda Luca Perché Carboni, tra... ti Luca Carboni ah, oh. Non l'ho fatta apposta Bravo Luca bravo. Luca Carboni ma... ne voglio ne voglio voglio andare. Per, andare. Le fragole per con per limone me Luca Carboni me ne voglio andare <ride> Ultimissima domanda <ride> eh, Dalla Super Chat Bella 9 e nazionale rispondo io Sì no. Se no. gioca col 3-5-2 Sì No Sì no. <ride> mi ti piace Raul Hai perso 2-1 Nando cioè, per me, no. sì, eh, già... tornerete da me. Tornerete da no, me. Non si <ride> tornerete di da me. No, no. <ride> no, perché il calciatore non lo fanno solo la lunga falcata. Tornerete, e le giocate, ma il calciatore me. si fa a 360 gradi e continuerò a preferire vita natural durante Di Lorenzo, Cagnan e, da. e Cambiaso. E poi, volendo, Florenzi già, che vabbè. continua a mettere un male nelle partite. Sì, sì, è, vero, è vero. Però io ve lo dico. Qui lo dico sì, sì. così come qui dico. Ah, Giù i tablet, tablet no. signori. Sta per partire il Ragazzi, ring. Che la devo, la chat. Suggeritemi col pensiero: <ride> cassettana, eh. in ginocchio ah non, non è passato Samu davanti alla telecamera quindi ah, non abbiamo dovuto pregarlo in no. ginocchio non mi avete pregato in ginocchio però è la, la, la ok puntata. prova pulsante vai Trevitz No, e ah, questo è il pulsante. Incredibile, gag <ride> pazzesca. Un po, po' visiva per chi ci ascolta in podcast cosa è successo. Vedete, raccontalo un altro Allora, il... per fare ridere, Riccardo Travigiani oh. Ha schiacciato il pulsante no. sbagliato. Per fare ridere. Ah, no, no. No. Ha error. schiacciato un tasto della pulsantiera, no, no. E non no. il no, pulsante. No, ok. No, è, 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 è successo sì. anche questo, è successo anche Uno questo. Scemo sì. È successo anche uh, questo. Dì. Vabbè, oggi Trevi vince, dicono in scena. Sì. Ah, non dico io per capito. caricare Pastore Signori okay. Si parte Si parte Con Il ring con il pulsante <ride> <ride> Sì lei il, lei il pulsante, ce la puoi fare Prima Domanda Primo gol in Serie A Per il marocchino Marocchino E la Zuzi Qual è la sua Seconda nazionalità Pastore Olanda Corretto, ma è per la seconda ah, perché continua a chiedere nazionalità che non ne so una e ne sa so tutta? <ride> cioè, non non capisco cosa succede. Facciamo un guizzo per il cercato, cercato no, no, dove provenisse. Eh. Una che è nata in Olanda, ma non so come tanti giocatori sono stati naturalizzati dal Marocco in ultimi passport. anni. E la Susi va bene, va bene, va bene, la Susi, e ora... che era tra l'altro il fuorigioconetto netto. No. Ma è sì. <ride> no. no, eh, no, eh, 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 tipo no, il gioco eh. di 70 metri. Ma infelice, allora, Casale non si <ride> Vabbè, è Vabbè, secondo, no, esatto. secondo me ha flashato. È sfuggito. Ha flashato è sfuggito. È sfuggito che è iniziazione Zirzi. lì è in fuori gioco e quindi lui perde il contatto mm. con la realtà. Perché non si aspetta l'errore, distratto. Mm. Vede una maglia, non capisce yeah. niente. Ma per fortuna c'è il VAR, signore. Grazie meno male, addio, meno grazie. male c'è il VAR. Eurogol di Oizen ve ne sarete accorti? che ne abbiamo parlato spesso nel corso di questa puntata in quale settore giovanile è cresciuto prima di approdare alla Juventus Trevisani ah ah Copenaghen no, no. eh non è facile Ajax no. ah, è no. cresciuto nel settore giovanile del Malaga ma dai eh sì questa era la domanda per diciamo, i genitori di, di Pastore cioè avresti parlato di, di Oise, detto magari... No, e poi ma, Copenaghen. Ah, è un livello eh, superiore. No. No, no, la, chat, la chat eh? la sapevo. Copenaghen l'avete uscito. Copenaghen. Copenaghen. Nizza. Copenaghen. Faccia da Copenaghe. no, no. no. <ride> Cop <ride> lì. Il da Lizza. pastore, virgola, mio padre l'avrebbe detto. E si resta 1 a 0. signori Terza domanda. Danimota, mattatore contro il Milan. Rigore conquistato e gol che stende i rossoneri al Brianteo. Numero di maglia 47. Giusto. Eh, manzo, morto che parla. Era suo. era suo. Era suo. 47 morto partito. che parla. Partito, 1, -1. a 1. Non di 47 al buio. Mamma, su, su Dani, eri già sul 47. Esatto. 1 a 1, signori. Eh sì, 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 sì. Bella partita. Quarta domanda. Sassuolo a picco contro l'Atalanta. Chi sono i difensori schierati? Titolari da Dionisi Pastore. I due centrali sono viti e Tressoldi. Sulle fasce hanno giocato. Eh, sui quattro vuoi sapere, sì, eh, sì, sì. hanno giocato sulle fasce. Chi hanno giocato sulle fasce? Eh, chi lo sa? Che C'è una. Sì, adesso adesso, eh, adesso contiamo. Eh, fatevi pensare, fatevi pensare, fatevi Parto pensare. col tempo: 10, 9. 8 7 6 5 4 3 2 Non lo so 1 0 Ok Vai tre. Prendersene Doig E completa? 3 soldi e viti Corretto Bravo, è che non eri in vantaggio nel quiz? È eh, da un no, po'. La settimana scorsa. <ride> eh, <ride> eh, posso dire bravo 3. Pedersen Doig, bravo, bella bravo, chiamata, bravo, assolutamente studente non fa. Come dice, è una delle partite che, che non ho seguito, quindi non ho visto Bra la eh. Pedersen, Viti, Ruan e Doig, questa è la formazione titolare del Sassuolo in difesa. Passa in vantaggio Trevisani. Quinta domanda. Quinta domanda. Arnautovic ritrova il gol nella sfida contro la Salernitana. Sapete dirmi? In quali squadre ha giocato in Premier League? Stoksidi West Ham. Corretto, Corretto. Corretto. e c'è il Gran Gol! Corretto. Attenzione, America. America, America, attenzione, America, posso America. dire fuga non Trevisani? So, non so perché mi sono illuminato. Fuga caso, Trevisani, però. signori. Chat. Potremmo. Potremmo. Si, cioè, ne vado la potremmo. Potremmo assistere a qualcosa di storico. Trevi a più due su Pastore. Esattamente a metà. Occhio. Andiamo avanti a fare la rimontata. La chat dice: ridateci il vero Pastore. <ride> non lo fate incazzare, the, the Rise and Fall of Giuseppe Pastore Va bene, calma. C'è anche chi dice il Chievo Capolista. Oh, Tranquillizzi, c'è un altro numero di maglie. certo, no, 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 no però no, sono, sono no, 8, no, no. Eh, quante ne vuoi? Due, un 20%. <ride> allora, sesta domanda. Fiondata Volante che apre le marcature contro la Juventus. Per Foloruscio, sapete dirmi l'anno di nascita. Oh. Pastore 97 no. no Trevisani Calma Attenzione oh, calma, che qua ci cioè vera, giochiamo la la veramente tutti Riflettici Lazio. un attimo Dunque, Pastore quindi, ha detto 96. 97 Italia. Sbagliando dai no, no. Trevi Vai 98 sì. Corretto Attenzione, 4-1, ma... eh, signore. Volevo chiederti il settore giovanile, però era troppo no. L'abbiamo ma... già fatto. No, prima ancora, Vigor ah, no. per conti. Ah, eh, bella, bella, per conti sempre... di chi? È sempre nella capitale. Sempre... Allora, sì, ci se... con il mio amico. io vi dico da casa. In giro dove siete, chiamate sì, fermate, i vostri sì, amici. Sì, Fermatevi fermate, sì. un attimo perché sta succedendo qualcosa sì, di storico. Fate la, la pausa pranzo. Facciamo <ride> <Io comunque ride> fa una foto, a 4, Facciamo scusate, una foto eh, signori. Testimoniamo quello che sta succedendo perché non è un errore. Di Samuel Ragusa, <ride> no, che di solito basta. No, 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 no. Per carità, non è un suo errore. Di solito sempre perfetto, anche volta perfetto. Settima domanda. se Comunque, non ho perso. Pensate alle 5 a 4 In realtà, mancano. Settima... Ah, cazzo. Arca, <ride> non si poteva È non omologare primi, anche primi il primi quiz. Mamma mia, signori, io con molta Quattro attenzione, settima, con, dieci, tre, con molta attenzione, vado a leggere la domanda numero 7. Vi giuro, vorrei che mi sentisse il cuore. No, non si sente, allora. settima domanda giornata di prime volte in Serie A, anche Friend group. Festeggia il primo gol con la maglia del Genoa. Con quale squadra ha vinto il titolo in Danimarca? Pastore. Arus. No! Calma. Non è il Copenaghen, è quell'altra con la K. Occhio che se tremi da questa ha vinto. La prima mancia, ah, la prima mancia è ring e poi ci sono le carriere. Brembi. si, ragazzi, clamoroso bravo bravo bro bravo, bravo, ah, hai vinto il quiz bravo. con Grazie tre bella domande bella. di anticipo so anni che <ride> lo faccio vincere ma è incredibile se <ride> sì, la, la, la seconda c'è la seconda ma la prima ma c'è no, la prima quella dove posso illuminazioni, tipo è il westdemon ma ha detto quella con la cappa bro posso assicurare il chat non c'è ve lo assicuro controllato no 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 quindi tre va bene 5 a 1, Trevisani è finita. a Scrivere quindi vediamo, <ride> beh, vediamo se passa. si avvicina perché Asensio è quello che scrive la chat. No, 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 no. Eh, però no, chat chiaramente alla chat. chat impazzito, <ride> <ride> pastore allegriano. Dico. pastore alla maison. Dirà, vabbè, ottava domanda. Duvan Zapata chiude il match del Torino contro il Lecce, segnando il suo ottavo gol in questo campionato. Ottavo, ottavo gol ottavo. in questo campionato, no, sì, sì. sapete dirmi quali sono state le sue squadre in Italia. Pastore Napoli, Sampdoria, Udinese, Atalanta. Corretto 5-2. Ma no, già la sapevo. Eh beh, stavo asportando le mani, che ti ho un due. Volevi strafare, e invece, pastor, a corcia. Eh, svilar alla Giulio Cesar sulla conclusione eh. di Sole. sapete dirmi eh, la sua nazionalità pastore Svilar eh? serbo. è serbo giusto serbo 5 a 3 Eh, si alza Occhio. sui pedali basta. Eh, per attenzione Gesu's back Gesu's back back again esatto decima domanda ancora Gaetano gol a Cagliari sapete dirmi dove ha giocato in Serie B. Cremonese. Pastore, esatto. 5 a 4 <ride> Per pasto, E con nonchalance. Torna sotto, prima manche, vinta da Trevisana. Bravo, bravo. Giusto, bravo, Trevisa. Addirittura tre... con tre domande di anticipo. Non credere, non ho mai perso le eh, tre domande di anticipo, Incredibile. Una volta, esatto. Vediamo, una vediamo. Aprire, una ma, ma, ma adesso ci sono le carriere. Vabbè. Ah, andiamo con le carriere parto subito immediatamente, recupero la chat non è mai vera sta cosa che ho vinto ragazzi <ride> infatti c'è la seconda manche <ride> eh, diciamo che c'è una prima manche allora, prima domanda vi ricordo come al solito il regolamento delle carriere, leggerò delle squadre leggerò delle squadre, quando voi concorrenti ritenete di conoscere il giocatore protagonista della carriera vi prenotate, io mi fermo ogni domanda ha un punteggio progressivo. Si parte da 1, si arriva a 5. Questa è la domanda che vale 1. Dal 2008 al 2010 gioca al Borza, 27 presenze e un gol. Dal 2010 al 2011, al Partizan. 20 presenze, e un gol. Dal 2011 al 2012, al Manchester City, 11, Trevisani. Oh. Ah, vabbè. <ride> <ride> Manchester City. Ma hai detto, eh, City, 11 presenze e un gol. E eh, mi devo sbagliato. fermare. Ho sbagliato. Magari. In chat hanno già indovinato. Ho sbagliato. Lanciati. Ho sbagliato. Eh, la lanciati. Borsa, Partizan e Manchester che City. Che noi era Scusa, scusami, hai detto? 11 12. E qui E qui E qui te, qui, te <ride> 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. No. No. Mm. no. Dal 2012 al 2015 va alla Fiorentina, 88 presenze e 4 gol. Dal 2015 attuale Atletico Sadric, Madrid. Savic. 5-5. Lascia, lascia, no, no, solo per, attimo, solo per un attimo, fermati, fermati. Eccolo, ferm ecco bravo, ecco bravo. Ecco. bravo. un attimo, mi visto un'altra no, cosa, infatti. Non ho fatto una però non un credo. Di sembrava, sembrava Beh, fight club, è stata fight club, tipo un taglio nella... oh. nel film. Da due punti, la carriera è questa qui. Proseguo dal 93 al 94, gioca al Cosenza, 11 presenze, un gol. Dal 94 al 95, gioca al Parma, 8 presenze, un gol. Ma ah, scusami. Stefano Fiore Giusto <ride> Dai eh, Un posto Vabbè È un posto la... E gli manca... mancava tutta la, caprese, la carriera Ha Calabrese del Parma Fiore Padova Chievo Parma Odinese Lazio sì. Valencia Fiorentina Torino Livorno Mantova E Cosenza E ah, qui eh. Qua ha flexato Pastore. Eh flexato Eh un po' sì dai Ma Ma Cosenza fatto Parma L'abbiamo eh, fatta arrabbiare L'abbiamo fatto arrabbiare Trevi l'ha fatta arrabbiare Trovi l'ha fatta arrabbiare Non mi fate i complimenti chat lo detto Trevi l'ha fatta arrabbiare terza domanda da allora, 3 punti ma se punti. domini questo torni di nuovo avanti ma vero, sì vero. ma sono spossato dai calmati. Allora, dal 97 al Porto 0 presenze 0 gol va in prestito poi a Lezza 97-98 Lezza, 22 presenze 1 gol 98-99 Porto ah. una presenza 0 gol 99-2000 Vittoria Setubal 25 presenze 2 gol dal 2000 al 2001 gioca all'Alberza Alberza ah? 29 presenze e un gol Dal 2001 al 2004 Porto 72 presenze e 3 gol Dal 2004 al 2010 Chelsea Trevisani Eh sì E quale dei due? Riccardo Carvai Giusto E avanti Giusto Giusto Bellezza Perché potrebbe essere Ferreira Però era tanto lungo L'alversa ragazzi Porto, Chelsea, Real Madrid oh. Monaco e Shanghai <ride> Hip, ah, il telefono. Esatto. Ha, fatto, ha fatto un sospiro, Trevi. con eh sì, se sì, detto... coin flip. Potrebbe essere Paolo Ferreira. Eh, eh, a invece bravo, bravo, Riccardo Carvaio. Da 4 eh. punti. Da 4, attenzione. Se vinco Faccio X dal 95 al 2000. È Vero? Se vinco una delle due, vinco. È vero dal 95 al 2000. National 64 presenze, 6 gol. Dal 2000 al 2003. Gioca alla Roma. 36 presenze, un gol. Dal 2003 al 2004 Siena, 32 presenze, un gol. Trevisani. Altio. Nazionale, Roma, Siena. Nazionale di che paese? Eh. 95 2000, 2000 2003 Roma, 2003 2004, Montevideo, o Montevideo. Nazionale. Nazionale. Eh, dovresti dirlo, cioè. Eh, non, non so. c'è eh, ma c'è una la bandiera vicino. Non posso dirlo, non puoi dirlo. Se aspettavi poi arrivavano le altre. Comunque, Nazional... lo puoi immaginare. Roma e Siena. Dal 2003... Ultima squadra. Giusto! Gianni! Gianni! Gigou! Riccardo Trevisani. Ha vinto ufficialmente, no, 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 no. No, no, no. <ride> ragazzi, dai, però non siate non siate nel stalking, nel Non Siate No, no, no. Ma ancora lui non, non ha perso, non, non Ha perso. Ha perso. <ride> Ah, ho voluto creare un po' di flame e basta. Fiorentina Treviso National. E poi so che lo volete Quindi sapere. fare un'eventuale domanda. Bonus. Altamira. Ah, Altamira. Male, no, no, Come stanco. volete, devo finire anche voi. Sono poi. stanco, capo. Vabbè, però vediamo. Signori domanda da 5 punti massima concentrazione vi dico che la chat è impazzita <ride> è impazzita dopo andate a guardare i messaggi Ma ho risposto perché... così bene in un anno e mezzo oh, mamma mia Trevisani sta nel dame time sì sì è totalmente allora 2000 2001 Juventus oh. zero presenza e zero gol 2001-2002 Varese no dai, Andrea Gasbarroni, eh, era... era quello comparso prima. No, 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 no. Era comparso il secondo. Giusto. No, no. Io, come come, 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 come Varese si fa? Varese. Varese È bastato lui, Varese. Sandoria, Palermo, Sandoria, Parma, Genova, Torino, Monza, Gian Erminio, Pinerolo, Bra, Pinerolo. Andrea Gasbarroni, E ecco ragazzi, 12 a 12. Posso dire che è giusto così o no? E quindi pareggione, eh, pareggione, pareggione. vi accontentate? Pareggio o pareggio. Pare, pareggio. 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 pareggio? Pareggio. Dai, Dai mettete come, come Tamberi. Mettetevi ah, d'accordo. Sì, no, vale. vale. Can, con, con Can dei, we, we have, we have two goals? Can we have two goals? Brav'era, stringetevi la mano. Signore, c'è uno che ha messo 10 euro per dire giornata 92-93. Sulla X ha messo 10 euro. Signore, uno dei quiz più belli di sempre. Uno dei ring più belli di sempre. Ma tu hai parlato di un nuovo gioco? Poco sì, anzi. un nuovo gioco. Ancora? No, fa? no, però. Allora, riguarda Pastor, ah. eh, fa parte, ah, okay. di, fa parte Cavalli di Cavalli e Segugi Io di Cavalli e seguci. Cioè, tipica vi ricordate Cavalli? Guarda come sta con eh, Guarda, guarda come eh, ha hai indovinato due cavalli. carriere alla seconda squadra. Sì, sì. Cosenza, Parma, Juve, Varese. Cioè. Sul sulla Serie di sull sono son bravo, sull'Italia, sull ah. sulla Serie minori. Eh, e questo dovevi dirmi, no, la prossima volta vado un po' più all'estero l'estero. Eh, magari su che deve essere, Montevide, la Roma, Siena. Vabbè. Vabbè, bravi comunque, ragazzi. Grande quiz allora. Il gioco si il chiama gioco. Come detto: ah, Donazione vedi? per il Demone 6,66. Eh, è vero, è vero, 6,66. Genio, 66, <ride> ah, È apparso qualche immagine demoniaca. Immagine in chat Allora, <ride> uh, i primi saranno gli ultimi. Lo facciamo adesso. Giuseppe Pastore dovrà dirmi eh, che gioco chi dico. è il giocatore e in quale partita. Quindi ci alterniamo. Tipo, una volta tiro ah, la partita, tiro la... una volta tiro il giocatore, <ride> okay. questo signore ha Fatto il suo primo e unico gol in serie A. Ok, stiamo parlando degli ultimi range tra i Allora, Esatto, no? poi ti dirò, okay. ti dirò una caratteristica particolare per questo. Video. Ma per cosa la posso dire? S certo, oh. per questo um, per questa puntata, diciamo, questa edizione di oggi, i primi saranno gli ultimi perché ha una caratteristica particolare. Ricordiamo le prime regole: eh, tu mi dici o il nome di un giocatore che ha fatto un solo gol in serie A, devo dire in che partita l'ha fatto e in che stagione, o il contrario, mi dici la partita e la stagione e io devo indicare quale giocatore in quella partita ha segnato. Il suo unico gol perché siamo la foglia. Sembravi eh. grey quando spiegavi no, questo è perché è un gioco nuovo. Bene, e allora, io parte. ti chiedo di dirmi in quale partita ha realizzato il suo unico gol in Serie A. Francesco Pisano, Roma-Cagliari 2-4, a 2012-13. Aiuto! C'era una fanta calcio. La famosa partita del disastro. di Gol, gol, esatto era eh, esatto. prima. L'hai indovinato? Ti chiedo di dirmi. Nella stessa partita... Oh. Chi è l'altro giocatore che realizza il suo unico gol in Serie A? Quindi è della Roma o del Cagliari. Chi lo sa? Allora di sicuro c'è un gol di Totti. C'è un gol di Nangolano. Nangolano non è la Anzi no scusa, non nella, perdonami, non nella stessa partita, due anni prima. Quindi? È la stessa partita. 11-12? Mm. Cioè Roma-Cagliari 11-12 No, due anni prima è 10-11 Eh non lo so Sì, due, allora la sì, partita è 12 eh, era 12-13 quindi è eh, 11-12 Eh no, due anni prima è 10-11 no. 12-13, sì ha ragione, 10-11 <ride> Eh scusate 10-11, sì. Roma-Cagliari 10-11 sì. Oh. l'anno sì. dopo il titolo. Oh, Questo lo so, me lo ricordavo Te lo ricordavi? Sì. Roma-Cagliari 15 era Ranieri poi sono Era la seconda di ritorno Ma perché? Perché, perché l'andata per le 5-1 Ranieri Giusto. era a e al ritorno Roma-Cagliari quanto finisce madonna ma c'era ancora Ranieri no? sì sì vero. sì c'era dopo? è dopo dopo, dopo. madonna mm. Roma-Cagliari 10 Samu si 11, se lo ricordavo 10. io no assolutamente Tanto è finita? ovviamente per un'altra storia è finita? Eh, devo, devo dire Samu riesce a recuperare la partita in chat hanno indovinato credo 0-2 0-2 ah. si scrivono in chat ma che state a dire Eh beh calma calma ma non la state confondendo con Roma-Cagliari 11-12 per caso 1-2 sì. gol di El Kabir eh, loro la stanno confondendo loro Era con quelli, eh, scusate che allora 11-12 12-13 no. no. 11-12 la prima di Eugenio col con il show di, fin di Federico Buffa a ah, Sky Show. Esatto. Abbiamo Roma-Cagliari 1-2 El Cabirra Cabir. Era Roma Scusaci. il sordiccio, sembrava fortissimo Giuseanghi no. Ti chiediamo, siamo andati un ah po' in ave, confusione Perché avevo, avevo fatto due fatto. anni prima Succede lo stesso con El Cabirra La Ingolanna segna il Cagliari Ah, ah sì, certo, sì, 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 certo. No, no, certo Giusto, pensavo alla no, Roma no, no, giusto, giusto, Io adesso ti chiedo Pastor, questo no. è difficile mm. questo, Qual è... Questo, questo è veramente difficile ah. Qual è l'unica partita di Serie A, in cui A, ha segnato... In cui è segnato Diego Caverzan, Signorità. Roma Verona, ventitreesima giornata 96-97 e la Roma 4, vince 3. con doppietta di, di Candela. Candela. Bravi, bravissimo, Diego Caverzan. Che che ero bella. allo stadio quindi hai, hai detto una partita devo inquadrare Samuel. Ecco. hai detto una partita in cui ero allo Vai. stadio che non è che fosse probabilissimo ecco. Diego Salutiamo, se ci sei scrivici con un uh, giacca a vento gialla c'è cioè, un freddo caldo a gennaio febbraio è la giornata del famoso inter Juve 0-0 la sera di Collina che annulla il gol dell'Inter scavalcando la decisione sbagliata che Bra guarda lì che lo va a spiegare in panchina esatto. Roy episodio storico della, della no, Quindi insomma sembra che praticamente il... Uno sì. dei gol più famosi al mondo, sì, appena detto andando. va bene, allora sai dirmi: in Venezia-Roma. 3 a 1 del 98-99. Chi segna il suo unico gol in Serie A? Sta già ridendo, Oddio! Fabiano Ballarin. Si, 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 sì. Sì, ricordavo pure io. Come, sì, 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 sì. sì. tutti da Roma. Eh, eh, a che, questa è la, la caratteristica esatto. Tutti i giorni che ha il Fabia... è loro unico gol Fa... in Serie A contro la Roma. Fabiano Strano. Ballarin. Strana, fortunata, fortunata Normale questa cosa che ci ricordiamo. Fabiano Ballarin. Sì, ricordo anche il gol. Era vabbè, il, è... il classico inverno zemaniano. Il più classico la roba si squagliava solitamente diciamo anche gli altri scattava. marcatori del Venezia sicuramente Recoba esattamente uh, secondo me ne fa tipo due uno sicuro e l'altro ce l'hai Samu io ah, non no. ce l'ho se fa doppietta Recoba se... e Ballarin dici doppietta Recoba secondo me no che anno era il 98-99 Venezia-Roma 3-1 l'altro se deve Pedone o Volpi però potrebbe essere anche Recoba secondo me non è Recoba no, un Recoba sicuro Recoba la roba segna del vecchio? Aspetta eh che ci siamo Maniero Maniero certo Maniero, E Ballarin È Ballarin Ro, Per la Roma? Vecchio. No del vecchio No è sempre con un con... Del No di Di francese Di Biagio No di Biagio Di Biagio va bene va bene Chiudiamo questa prima puntata Dai primi saranno gli ultimi sempre Roma edition Roma, Roma edition Chi segna in In Livorno Roma del 9 dicembre 2007 Diego Tristan Corretto 1 a uno Chiamato... Diego Tristan La famosa Diego Tristan, Tristan. Niente basta ah, Abbiamo provato a confonderti con le date Ma neanche così ce l'abbiamo fatta dai, noi tutti. Va oh. gioco che possiamo. Mi sento un gioco che possiamo riproporre. È un gioco vincente. C'è uno che ha scritto: Pastore, corregge la bibbia La bibbia <ride> ha corretto anche. È discutibile. Ah, eh. <ride> <ride> facciamo in tempo a fare una, eh, una sì, giornata. Una giornata, giornata, beh, una no, giornata no. ce la facciamo. Io, mi sono segnato la, la donazione più cospicua. Ah, vai. Eh, come che no? Che è la 31esima giornata della stagione 2004-2005. Se sei d'accordo, e eh beh, donazione cospicua. No, che brutta giornata. Che brutta annata. 38 giornate. Eh, Buongiornati, amici. Quindi la dodicesima di ritorno. Allora, 31 serie A 2004-2005. Sì, Siamo? aspetta, ai che te la prendo subito. Amici. Ce l'ho. Ok, io ce l'ho. Anch'io ce l'ho. Allora, vai. Allora, devo andare un po' a ritroso. Sì. Perché la, qui, la sedicesima fu milan Juve. La quindicesima fu Fiorentina Milan. La Juve tre del Piero Esatto, la quattordicesima fu, uh, credo. Boh. Era entro settimanale probabilmente, quindi inter juve milan chievo La tredicesima era stata... Che dubbio. Potrebbe essere... La dodicesima cosa c'era? Milan-Parma? Uh, no. O Siena-Milan? No, la dodicesima. Ah, e non lo so. La 31. No, allora, 31, ok. Siena-Milan è corretto. Ah, 31... Oh, Siena-Milan, 2 a 1. 1. Crespo-Cozza-Chiesa. Giusto. Tutti eh, come come non saperlo, certo. Poi chievo Juve 01, chievo Juve serale, chievo Juve. No, no no. No, no no. No, no no. no, no, no. no. no, 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 no. Cosa mi sto confondendo? Accidenti. Intanto vi segnalo che Fabiano Ballarin è Inoki, è il nome, cioè, Inoki. Ah, Inoki delle... Fabiano Ballarin, <ride> il rapper Inoki. Ah, eh. ok. Il rapper Inoki si chiama chievo, Fabiano Ballarin. Ah, ok. Chi è Volve 0-1, accende, non ricordo. la allora, partita Juve ah, Juve Legge, ah, 5-2. Certamente. reti di, eh, reti tripletta di, tripletta di Ibrahimovic, mm -hmm. confermo, App Pia e uh -huh. sì. il quinto gol della Juve forse Nedveds. Corretto, forse. È mentre nel Lecce. Lecce chi uh, segnerà no, 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 mai? Vucinic uh -huh. e Sam oh, Yes. Eh. Eh. ero in un treno. Eh. Uno dei pochi eh. calciatori siamo si chiama Samuele di eh. ero Poi Poi io in treno. E treno. Quindi L'Inter gioca in casa, ma non gioca quel giorno l'Inter, no? Gioca proprio quel giorno l'Inter sì, sì, sì. Il pomeriggio, contemporaneamente, Tutti insieme. Inter vive in Milano, la serata, Non Gioca col pomeriggio l'Inter mm. Contro Col Cagliari, che fa l'Inter Inter Cagliari vince, certo che vince, vince segnando 3 gol. 2 gol. 2 a 1, 2 no. a 0. Si, sì. mamma, sì. mamma mia, Aia. vuoto, vuoto, vuoto. Amici, vuoto. Hai, detto, Hai detto che era stata spostata la giornata? Era stata spostata. Sei la, la morte del Santo Padre. Esattamente. Ah. Il calendario era slittato in una settimana. in avanti. Esattamente. Ah, è vero, è vero, è vero. C'è scritto: no. Esatto. <ride> di papà. Giovanni Paolo. Giovanni Paolo no? secondo. Esatto. Sì. Cruz. No. Oh my god. Mm. Aiuto. Va, allora, Adriano. un attaccante. Ariar. Un attaccante, no? Martins. Sì. E un credo unico gol con la maglia dell'Inter uh, per questo giocatore. difficile. Te l'avrei potuto mettere nella nel gioco di ma prima. Allora, è la giornata. No, c'entra niente. No. Oh. Eh, no. segna Martins e il primo lo fa questo giocatore qui che diciamo all'Inter non ha non impressionato direi Chidi Gonzalez. No. no meglio meglio in altre squadre italiane Brasiliano Cesar no eh, eh. Ha un nome di donna. Mercoledì, <ride> <No>. Zemaia. <ride> eh, no. <ride> sì. Allora, c'è per caso un palermodinese in questa giornata? Cioè, no. no. Eh, sei eh, confusa. questa no, no, eh, giornata. Ma eh, che non, non mi risulta. Allora, ti dico, ah, da Roma anche oggi. La Roma gioca, la Roma gioca oh, oh, con la Regina e perde. E perde, è certo. 1-2. Sì. Casano? Casa. No. In casa? In casa, in casa, in casa. No, no, neanche. Eh, Mansini, No eh, La regina fa col Franceschini Corretto E, e che Sì Bonazzoli Esatto Nella, Nella Roma, Roma, che Roma sei che sei. chi fa gol? Un difensore Sì un difensore Mexes No L'altro Chi? Giusto È andata così amici non è, non è Messina Odinese come finisce? Ah, Messina Odinese eh, Messina Udinese. Apre la giornata mi 2005 sì. ehm. 1 1-0 Iliev Corretto. Da dove è arrivato? Era <ride> sabato pomeriggio. Eh, sì. sì. sì che, il il Savo, che hai fatto il oh, non hai fatto? qualche segno, sicuro. Marcato è sferzoso, so est esotico, E Sandoria Palermo, come finisce che chiude quel eh, sabato lì? No. 1-0 grandi polemiche arbitrali. Con rigore alla fine esattamente. Zamparini infuriato, non Tutto giusto. Poi Bologna-Lazio apre la domenica. E la Lazio vince. E la Lazio vince. 2 a 1. Giusto. Rocchi. Sì. Eh, ti sto accennando. Eh. Rocchi per la Lazio. Non fa coltare. No. no, no. Eh, un rigore, un rigore. Oddo Sì. E nel Bologna. Segna un giocatore che non ricordavo avesse giocato al Bologna. <ride> Figurati io. No. Eh, sì, sì. Tu lo ricorderai dai. di sicuro. Bologna-Mutarelli. No. No. Oddio. È Lazio 1-2. 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 1. 2 1 2 1 2 italiano: anche al Milan ha giocato. 1 ha in un derby 1 2 1 Giunti Giunti 2 eh, sì, eh. allora, 1 2 1 eh, come 1 2 1 2 Rig di Biagio 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Vince la Fiorentina. No, 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 no. no. Ah no, Livorno. Eh, certo. Lucarelli. Eh, sì? E? 2-0, Livorno. di Lucarelli. Bravo, bravo. Lucarelli. Sì, sì, allora, sì. ti manca soltanto questa. Parma, vale. Esatto. Okay. Contro... Prima di Adavo Deva c'era Pastore. Par... Ma solo questa Marca. Si manca solo solvete Secondo me il primo di questi due è Parma allora, contro, contro il, il, Chievo. Allora, allora, il Chievo Allora Samuele no, no, si prepara ad abbassare le luci ah, Perché sì. io comincio già a salutare tutti quelli che ci hanno ah, seguito Vi ringrazio so, allora. Chievo Parma Sì, sì. sì. Ah si aspetta Calma di Rata no, calma, calma di Rata no, Calma di Rata no, Facci salutare Non è vero mai Facci salutare Allora fammi salutare Ronato Io ringrazio Ma me la cosa che domani va a Bratislava Grazie No, lascia, ciao, ragazzi, ringrazio no, Ricky Trevisani. No, no, no. Che domani commenta. Inter Atletico creare... Madrid. Falso, cioè, si prepara già un'altra giornata. Ringrazio tutti voi che ci hanno seguito. Come al solito. In uno, tantissimi. Ragazzi, tardi, a... Come ah, finisce Chievo Parma 2-0? Giusto, <ride> però non ricordo i marcatori. Non è vero. non è vero, Ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Vabbè, eh... Ti giuro, questo, la, questo metti giocatore metti che segna nel Chievo. Io non l'ho mai sentito. Trevi tu? Io sì. Vabbè. Però Trevi cioè, cioè, lavorava all'epoca, allora. quindi lavorato da 30 anni che lavora Trevi, c'è stato, stato eh. il problema. <ride> Samu, tu lo conoscevi? Ma me io, ma chi è? Ma Vabbè, l'altro è facile, l'altro è facile, no? no! L'altro

No, no, no. Con, la, è... con la M. Sì, oddio, oddio. oddio. <ride> no, no, no. Me ne vado. Ciao, lo dice Luci Spente, lo dice Luci Spente. Eh? No, vabbè, non voglio creare, fate aspetta, aspettative aspetta. <ride> Allora, io ho questo ricordo che chiama Me ne questo chiama Marchesetti. Ah! <ride> allora, <non> so no, <ride> <ride> Aiutatemi, datemi, non so, chiamate un dottore. Chiamate un dottore, eh, Chiamate un'ambulanza, ma che no, dottore, mi? Mario, Mario, Marta, non dormire. È è eh. Ma mi è partito qualcosa questo. Matteo Marchesetti. Probabilmente non so qual è il nome, non che so il so cognome chi chi Eh, no. Sono sfinito, non cercare il nome di sto Marchesetti. Mattia Marchesetti Marchesetti, basta! Vi spengo il microfono. Ma come fa? Ma chi è? Smettila. Chi è? Come assenna? Come ha fatto sto gol Marchesetti? Non lo so. So che ero a casa però. Ecco. però. Mattia Marchesetti. Mattia, posso Mart dire questa cosa? È confusa, rende tutto più bello. Non ce la faccio più. Mattia Marchesetti. Mattia più Marchese. oh, no. Io sono stanco. Se ci ascolta se c è c è Mattia Marchesetti, Mattia Marchesetti o, in diretta, o in diretta o per chi ci, as se ci ascolta in, nel podcast, in non ce la faccio più. Lo intervistiamo. Che, che cazzo gli dobbiamo chiedere? <ride> Siamo <ride> giornalisti, troveremo delle domande <ride> da fare a Marchesetti. Ma chi è? Vabbè. Ciao ragazzi, buonanotte. Buon i don't know no, no, no. <laughs>